cucina. Esatto, nel pomeriggio dopo le 17, dopo l'aperitivo, c'è un rumore di fondo. Sì. Così. Nel nostro ordinamento giuridico il diritto alla riservatezza è qualcosa di diverso, è quello che noi chiamiamo il diritto alla privacy, che sono i dati sensibili. Nell'ordinamento giuridico anglosassone invece il right of privacy è il nostro diritto all'immagine, ecco perché noi abbiamo una confusione terminologica tra diritto di privacy e diritto all'immagine. E mentre nel nostro ordinamento giuridico il diritto all'immagine è considerato tale in tutte le accezioni, cioè sia sia dal punto di vista del divieto dei terzi di toccare la nostra immagine e del nostro diritto di sfruttarla commercialmente ed economicamente, negli ordinamenti anglosassoni abbiamo due diritti: il right of privacy, che viene definito right to be alone, cioè il diritto di essere lasciato solo. Nessuno mi può fotografare, nessuno mi può filmare se non c'è il mio consenso, salvi i casi previsti dalla legge del libero utilizzo dell'immagine altrui, che sono cose diverse. Mentre right of publicity è il diritto della commercial exploitation, cioè lo sfruttamento commerciale della propria immagine. Quindi tutti quelli che fanno gli attori, quando fanno i contratti con i produttori filmografici, fanno dei contratti di right of publicity, cioè lo sfruttamento commerciale della propria immagine. Sono contratti che noi redigiamo in maniera estremamente dettagliata. Vuoi perché più famoso è l'attore, più sono le clausole che vengono inserite nel contratto, che riguardano non solo lo sfruttamento dell'immagine, ma anche poi la fase di post-montaggio dell'audiovisivo. Quindi aspetti estremamente importanti. L'immagine tocca, io ho provato a fare un esercizio mentale, quali sono le specialità del diritto nelle quali l'immagine viene coinvolta. E praticamente tutte. Dal diritto industriale al diritto d'autore, alla concorrenza sleale tra società, alle nuove tecnologie, al diritto penale, alla tutela della privacy, ai beni culturali e quant'altro. Quindi non c'è una sola sfera del nostro diritto nella quale il diritto all'immagine non sia considerato come tale un bene giuridico. E il non sapere queste cose comporta dei rischi economici, perché esiste un principio per il quale l'ignoranza della legge non scusa. Per cui quello che io generalmente tendo a dire è che non vorrei mai che i miei discepoli o discenti escano poi fuori dal tribunale come corona convinti di essere nel giusto per aver violato l'immagine altrui. Per capire bene quindi qual è l'importanza del diritto all'immagine vi devo fare un rapidissimo, quindi non fuggite subito, excursus normativo.
Le fonti sono quelle che ci fanno capire le radici da cui nasce questo diritto. E se capiamo quali sono le radici da cui nasce questo diritto, capiamo anche che cos'è questo diritto e capiamo anche di che importanza è. Abbiamo due fonti sovranazionali, cioè internazionali, che è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Poi abbiamo la Costituzione. Spesso nei telegiornali i giornalisti vanno davanti al Parlamento e intervistano i nostri politici dicendo: che cosa dice l'articolo 2 della Costituzione? Vengono fuori le cose più comiche. L'articolo 2 della Costituzione parla del diritto alla spiaggia, parla del diritto a fare i bagni solari, del diritto a... No, l'articolo 2 della Costituzione è un articolo fondamentale, è quello delle libertà fondamentali. Voi non siete fortunatamente parlamentari, quindi lo dovete conoscere. Poi abbiamo il Codice Civile, LA sta per legge del diritto d'autore, il codice penale, il decreto legislativo del 2003 che è il codice della privacy e il codice del diritto industriale. Molto rapidamente, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, già qui abbiamo degli indici, salvaguardia dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La data di questa convenzione internazionale, 1950, subito dopo quello che è stata la disgrazia della Seconda Guerra Mondiale, cioè il periodo buio della storia dell'uomo nel quale tutti i diritti fondamentali sono stati calpestati. Quindi c'è stato bisogno di ribadire che esistono dei diritti inviolabili, che si chiamano fondamentali, tra cui l'articolo 8, il rispetto della vita privata e familiare, e l'articolo 10, la libertà di espressione. Sono i due articoli fondamentali, poi voi che fate audiovisivi. Uno, che individua la tutela del privato e quindi la sua immagine. Il secondo, il 10, che invece è la libertà di espressione del pensiero, che è la libertà anche di espressione del pensiero artistico o creativo. Quindi sono due diritti che nascono dallo stesso cespite e che devono quindi essere contemperati l'uno rispetto all'altro in un bilanciamento per capire quando prevale l'uno e quando invece prevale l'altro. Tutti abbiamo diritto alla libertà, al diritto all'immagine, e la Convenzione Europea ha istituito una Corte speciale, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per noi fondamentale è appunto questa sentenza del 2004 che vede coinvolta Carolina di Monaco contro la Germania. Beh, faccio un brevissimo riassunto tanto per farvi capire. I personaggi noti hanno diritto alla loro immagine? Voi potete fotografare un personaggio noto o fare un filmato del personaggio noto come volete? Per strada sì, perché? Allora, lei è di discendenze tedesche, noi no. Perché? Questo è quello che è successo a Carolina di Monaco. Carolina di Monaco è un personaggio noto? Sì, perché è noto? È un politico? È noto per Natali. Ha la fortuna di essere noto, nato noto. Ma non svolge attività pubbliche, non svolge attività politiche, non ha quindi una immagine pubblica su determinati elementi che ne delineano la sua immagine pubblica. Lei vive nella periferia di Parigi, che non è la periferia di Bari, è la periferia VIP di Parigi, e ha una vita tutto sommato normale. Esce con i figli, li porta al maneggio, va a cena fuori col marito e va a fare la spesa. Un gruppo di fotografi quindi la immortala in fotografie in queste attività, all'aperto, fuori. Vende queste fotografie dei giornali tedeschi, Carolina va a casa in Germania. In tutti i tre gradi della giustizia tedesca, Carolina perde. Perché? Perché i giudici tedeschi dicono: no, tu sei un personaggio noto, sei in un luogo pubblico, se non vuoi essere fotografata devi manifestare la tua volontà a non essere fotografata. In sostanza, Carolina, se esci di casa ti devi portare un paravento. Se vai a cena fuori col marito, o ti affitti l'intero locale, oppure anche lì ti devi far mettere un paravento attorno al tuo tavolino. Aberrante, assolutamente aberrante. Quindi Carolina agisce di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato tedesco. E la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci dà un principio fondamentale. Tutti, compresi i personaggi pubblici, abbiamo diritto alla nostra immagine. Abbiamo diritto alla riservatezza delle nostre immagini, salvo che
quel momento che viene fotografato sia di interesse pubblico riferito all'immagine pubblica che il soggetto svolge. Siccome in quei momenti lì Carolina va a fare la spesa come tutti i comuni mortali mangia, va con i bambini al maneggio, va con suo marito a colazione, non fa parte della sua immagine pubblica e quindi non può essere fotografata, perché quegli elementi non fanno parte di quell'immagine pubblica che sono di interesse della collettività. Questo è un discorso che si ribalta ad esempio sui personaggi politici. Quanto dei personaggi politici appartiene alla nostra sfera di interesse pubblico, quanto dei personaggi politici non ci appartiene. La sfera della riservatezza è ampia per tutti, ma se io utilizzo la mia riservatezza per farne una comunicazione al pubblico, perché come personaggio politico voglio che alcuni miei principi siano considerati tali al fine di avere il contratto di scambio del voto, allora io sto facendo sì che quella mia sfera di riservatezza diventa pubblica. Tanto per intenderci, se un personaggio politico è un sostenitore del matrimonio contratto davanti alla Chiesa Cattolica e dell'unità e indissolubilità della famiglia, se poi il giorno dopo va a trans o va a escort, probabilmente allora a quel punto diventa di interesse pubblico. Se invece quel personaggio politico non fa di questi elementi della sua riservatezza un elemento di immagine pubblica, allora a noi questo non ci interessa. Perché se io ho dato quel mio scambio di voto per quei determinati principi, io devo sapere se quel mio contraente è coerente con quello che io ho comprato. Sì. Allora, lì non era impostata sulla tutela dei minori e quindi il claim di fronte al giudice era la tutela dell'immagine interessa. E quindi lì dipende come l'hanno impostato i colleghi di fronte al giudice. I minori poi sono tutto un altro ambito estremamente complicato e molto ben preciso. In linea di massima sappiate che non potete immortalare i minori se non col consenso di entrambi i genitori. E anche per motivi di cronaca i minori non devono essere individuabili. La seconda fonte è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Anche qui vi volevo focalizzare l'attenzione sul titolo Universale dei Diritti dell'Uomo. 48, anche questo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è il bisogno di ristabilire quelli che sono i diritti comuni, quelli che noi chiamiamo i diritti naturali, quei diritti che nascono per natura. Se voi vedete, sono gli stessi diritti. L'articolo 12 parla di interferenza arbitraria nella vita privata, cioè il diritto all'immagine, il diritto alla propria identità e il diritto alla propria riservatezza, ma il 19 parla di libertà di espressione, cioè ogni individuo ha libertà di opinione e di espressione, ivi compresa la libertà di espressione artistica. L'articolo 2, che i nostri parlamentari non conoscono quando vengono interrogati, è semplicissimo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Intanto la Repubblica non stabilisce i diritti, li riconosce. Che cosa significa? Che già esiste. Quindi non c'è bisogno che io te lo dica, che io costruisca lo dico. Esiste, perché siamo in un paese democratico. E te li riconosce come tale. I diritti inviolabili, sia come singolo, sia nella formazione sociale e quant'altro. Quindi qui poi nasce tutta la teoria dell'immagine, delle società, della comunicazione, a forza di eventi, marchi e quant'altro, che sono gli elementi distintivi delle persone giuridiche. Più nel dettaglio poi il codice civile si parla di abuso dell'immagine altrui. Qualora l'immagine della persona o del genitore, del coniuge, attenzione al codice civile del 41, quindi ha un wording, cioè un modo di formulare le norme un po' antiquato, però abbastanza, sicuramente comprensibile. Allora l'immagine della persona che si è esposta, pubblicata fuori da casa in prima posizione alla pubblicazione dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa, l'autorità giudiziaria può disporre che necessiti l'abuso. Norma che quindi non ci dice cos'è il diritto all'immagine, ma ci sanziona già la sua violazione. Un po' strano, perché nel codice civile invece quando io parlo del diritto di proprietà, del diritto di costruzione, del diritto di servitù, ho una definizione di che cos'è il diritto, mentre io non ho una definizione di che cos'è il diritto all'immagine o alla nostra riservatezza. So che comunque l'articolo 10 vieta la violazione.
poi ho la legge sul diritto d'autore, che nella seconda parte, dove si parla di cosiddetti diritti connessi, c'è tutta una serie di articoli che parlano di diritto all'immagine. No, deve essere... Deve essere un film di parte, però... Questo per l'onore, ma per l'immagine no, l'immagine ha una definizione oggettiva. Vi ci porterò piano piano a definire cosa è il diritto all'immagine. E che a quei tempi il diritto all'immagine, il diritto all'immagine è di emersione abbastanza recente dal punto di vista giurisprudenziale. La prima causa è della fine 800, che ha visto coinvolto un pittore che si era follemente innamorato di una signora onoratamente sposata e l'aveva ritratta. Se l'era ritratta per i fatti suoi. E lì è nata la prima causa di violazione del diritto all'immagine senza il consenso quindi del titolare. Vi dirò dopo che cos'è il diritto all'immagine dal punto di vista concreto dell'oggetto. La legge sul diritto d'autore ci dice: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio. Quindi mi sta aggiungendo un qualcosa in più, salvo le libere utilizzazioni. Il codice di diritto industriale ci parla di marchi di ritratto. Io se voglio registrare un marchio che ha per oggetto l'effigie di una persona, ho bisogno del consenso dell'effigie della persona. Sempre più personaggi noti registrano marchi di forma avente ad oggetto la propria immagine. Perché? Perché nell'utilizzo in commercio questi personaggi noti lo danno in licenza. Beckham, ad esempio, ha registrato di tutto e di più come marchio commerciale, ma lui non fa l'imprenditore, lo dà in licenza. Quindi da questa rapidissima escursione delle norme vi faccio arrivare già a questa conclusione. La natura del diritto all'immagine è un diritto della persona, un diritto dell'uomo autonomo. È un diritto soggettivo che permette al titolare di agire in giudizio contro chiunque ne violi il contenuto o di poterne disporre parzialmente dal punto di vista economico. È un diritto assoluto. Noi avvocati, quando vogliamo fare i fighi, parliamo latino. Ora che siamo moderni, parliamo anche in inglese. Però questa frasetta latina per me è fondamentale, perché c'è scritto erga omnes. E mi indica effettivamente il significato preciso, vuol dire contro tutti. Io lo faccio valere contro tutti, non c'è nessuno, con nessuna qualifica superiore alla mia, che possa avere il diritto di venire a violare la mia vita, perché è un diritto assoluto, contro tutti. È imprescrittibile, non lo perdo se non lo uso, è inalienabile, non lo posso vendere, ne posso disporre parzialmente attraverso tutti quei contratti di licenza, quindi contratti per quali io cedo la mia immagine, per audiovisivi, per pubblicità, per marchio e per quant'altro, ma sono contratti di licenza dove io non cedo il mio diritto, ma lo concedo in licenza. Ed ha una valenza patrimoniale, cioè nel momento in cui mi viene violato, il giudice condanna il violatore a risarcire i danni. Definiamolo adesso. Molto semplicemente è la tutela dell'identità della persona. Cioè identifica me, cioè tutto ciò che è un segno distintivo della persona, ciò che mi rende identificabile, ed è il diritto di godere, controllare, utilizzare e concedere il proprio ritratto in modo più ed esclusivo. Godere è mio, controllare, io controllo chi utilizza la mia immagine, utilizzare direttamente, concedere a terzi. È esattamente come il diritto di proprietà. Io non posso venire a prendere la vostra macchina e portarmela via, perché è vostra. Il vostro computer, io non ve lo posso portare via, è vostro, se non me lo date voi. La stessa cosa è il diritto all'immagine. Questa definizione la traiamo da una vecchia sentenza del 93, che vede coinvolta questa fotografia di Coppi e Bartali, che lo definisce come lo ius excludendi, ecco che il latino ritorna, cioè il diritto di escludere tutti dall'utilizzo e dalla divulgazione del proprio ritratto. Non vi faccio la cronistoria della sentenza perché è troppo lunga. Quali sono i criteri interpretativi? 1.
Il diritto all'immagine è tutto ciò che mi rende identificabile attraverso elementi distintivi che mi fanno giungere alla mia riconoscibilità. Questo è il sillogismo, il passaggio. Identificabilità attraverso elementi distintivi che mi rendono riconoscibile. Che significa? Queste sono due opere fotografiche di due famosi fotografi, uno Fabrizio Ferri e l'altro Robert Marpasco. Nella prima immagine di Fabrizio Ferri esiste il diritto al ritratto? Quella a sinistra? Lei è distanziente. Esiste il diritto al ritratto? Sì, perché ci sono tutti gli elementi distintivi e identificativi di Naomi Campbell. Nella seconda immagine ho tutti gli elementi distintivi che mi identificano il modello. È un modello di colore, per carità, gran bel fisico. Infatti lo metto anche per ovviamente il pubblico. Voi dovete sapere che generalmente per noi che ci occupiamo della fase patologica del diritto all'immagine, quasi tutte le violazioni avvengono in ambito erotico sessuale. E quindi però ogni tanto io devo anche tener conto che ho delle differenti donne, per cui devo portare immagini anche che siano piacevoli per le fanciulle. Io però so, sapendo di storia della fotografia, che Robert Mapplethorpe utilizzava solo due modelli. Uno Ken e l'altro di cui mi sfugge il nome. Ken era appunto pelato, fisicato, e quindi so per riflesso, per deduzione di elementi di conoscibilità culturale che è Ken. Questo è sufficiente per dire che lì c'è il diritto al ritratto? No, infatti, perché io devo esaminare il prodotto in sé, cioè l'immagine fissa o in movimento che mi dà gli elementi distintivi, che poi io sappia attraverso delle mie conoscenze a latere chi è quel soggetto, non mi dà il diritto al ritratto. Quindi qui dentro è un'immagine dove non c'è il diritto al ritratto, perché non c'è riconoscibilità. Poi le posso anche elaborare le immagini, no? Chi sono questi signori? A sinistra? Sì. Schwarzenegger è di colore? Ha le treccine rasta? Ha il naso a patatine? No. Quindi io non ho l'identità precisa di Schwarzenegger, perché l'ho modificata a posteriori, però ho già gli elementi che mi permettono di rendere riconoscibile il soggetto. La regina non è di colore e non ha neanche le naso a patatine. Ho però tutti i tratti salienti, identificativi, che me la rendono riconoscibile. Il bello della mia specialità è che ho a che fare con creativi. Il brutto della mia specialità è che spesso vengono dopo aver fatto così. E quindi mi devi in qualche modo tirare fuori dai guai. Tibor Kalman è un bravissimo fotografo che crea questo progetto. What if? Cosa sarebbe stato se? Quindi pone personaggi noti in una condizione sociale diversa da quella in cui loro hanno operato e dice cosa sarebbe stato se questi personaggi noti fossero stati invece diversi. E allora qui, per tirarlo fuori dai guai, ci inventiamo una interpretazione, cioè quella della critica sociale, quindi attraverso la libertà di espressione del pensiero mischiata alla libertà di espressione della critica, e con un minimo e un pizzico di satira, perché fa sorridere, riesco a tirarlo fuori in qualche modo. Altro esempio, questa foto la conoscete tutti, è la foto del bacio di Bono, è la foto che ci massacra ogni 14 febbraio, che la troviamo su tutti i cuscini, su tutte le scatole di cioccolatini, su tutte le tazzine. Bono disse, io questa immagine ho fatto lo stesso. Dopo circa 1500 lettere di persone che vantavano il diritto al ritratto di due fidanzati, paradosso, perché mai nessuno ha detto io sono il signore col basco dietro o sono la signora con la fortuna della spesa dietro? Non gli è arrivata mai una sola lettera di reclamo dell'immagine dei personaggi secondari, per la mania di protagonismo dei mitomani che poi credono di essere quelli immortalati. Finché lui dopo la 1500esima lettera ha detto fermi tutti, questi sono due modelli,
io li ho pagati, li ho posizionati e ho fatto la foto. Quindi nessuno di voi ha diritto al ritratto. Ma perché è sorta questa battaglia, questa rivincita di personaggi ignoti? Perché sono riconoscibili, due smalzati lì, non sono i tratti salienti che li rendono identificabili, no. E quindi molti hanno detto, se non sono riconoscibili, posso avere quella pettinatura lì, ma non è un tratto distintivo. Quindi in questa foto le uniche persone che sono veramente riconoscibili sono il signore col basco dietro e la signora che fa la spesa. Un altro famosissimo bacio che è questo bacio di Eisenstein, che è stato scattato alla fine quando è stato dichiarato l'armistizio della Seconda Guerra Mondiale. Questo marinaio ha fatto una battaglia legale nei confronti di Eisenstein, dimostrando dopo tanti anni, attraverso un software della Polizia Criminale di New York, che ha elaborato le misure del cranio della fotografia con quelle delle radiografie del marinaio, dimostrando che i parametri fisici delle radiografie corrispondevano con quelli del marinaio. Questo non vuol dire che lo abbia vinto la causa, semplicemente perché io non ho la radiografia quando ho quella fotografia, e quindi da quella fotografia io non ho gli elementi distintivi del marinaio, ho quelli del marinaio dietro. Ma nessuno ha mai vantato un claim su questa fotografia dietro, cioè le persone veramente riconoscibili stanno zitte. Le persone non riconoscibili invece cercano in tutti i modi di avere un ritorno d'immagine. Quindi abbiamo detto fino adesso che tutti gli elementi riconoscibili fanno parte della nostra immagine. Ma non soltanto la nostra completezza. La nostra completezza è il diritto al ritratto. Bastano piccoli e singoli elementi che sono immediatamente riconoscibili. La cosiddetta regola che richiamo dell'insieme combinato. Un orecchio probabilmente non è distintivo, un naso forse abbastanza anonimo, però uno più uno nella nostra materia non fa due. Se sono due elementi abbastanza distintivi diventa una somma geometrica e non matematica o algebrica. Un sorriso è già un pelo distintivo, uno sguardo, un mento è già sufficientemente distintivo. Questi elementi combinati insieme mi danno già l'identità del soggetto. Quindi bastano due o tre elementi che mi rendono distintivo il personaggio e io ho il diritto al ritratto. Esiste anche plagiando il titolo di un famoso film di io posso avere anche diritto all'immagine quando non ho il personaggio, quindi quando ho solo la posizione dell'onda. C'è Isco qua? No, c'è la sua ombra. Però immediatamente riconoscibile. Avrei potuto mettervi la figura di Andreotti, era uguale. Era immediatamente riconoscibile. Quindi fin qui sul diritto all'immagine. Sono ancora in tempo? Velocissimo, ora vi ho spaventato col diritto all'immagine, adesso parlo invece dei diritti d'autore. Cioè di che cosa avete diritto voi quando create audiovisivi. Cioè il famoso capitan copyright. Anche perché nella diretta non c'è l'audio, quindi non è capito. Chi è questo signore? No, sono te. Chi è questo signore? Tolgo la pulce. Io allora posso chiedere al signore se mi tolgo anche la giacca? Grazie, che sto...
serviva solo la tasca per la pulce. Tyson è un personaggio noto. Va a farsi tatuare. Il tatuatore, intelligentissimo, non so se sa la teoria del corpus mysticum e corpus mechanicum, ma si rende conto che Tyson è un supporto su cui può creare il proprio tatuaggio famosissimo. E allora il contratto che c'è tra il tatuatore e Mike Tyson è un contratto col quale il tatuatore non cede i diritti d'autore del tatuaggio, ma se li è riservati, dicendo: tu ovviamente te lo stai compenetrando nella tua immagine, per cui tu hai diritto di usarlo, e ogni volta che sfrutti la tua immagine ovviamente hai il diritto di usare il tatuaggio. Se terzi usano il tatuaggio, io ho diritto ad agire in giudizio perché l'opera dell'ingegno è mia. Cosa è successo con una notte da leoni 2? A parte il cameo, cioè compare Mike Tyson nel film, il nostro interprete principale, dopo una notte di sballo totale, si sveglia la mattina, oltre che con la tigre in bagno, tatuato, e non si ricorda perché è stato tatuato. E il tatuaggio dell'attore è lo stesso di Mike Tyson. Quindi il tatuatore agisce in giudizio contro il produttore del film per la violazione dei diritti d'autore del suo tatuaggio, che estrapolato dal supporto meccanico che sarebbe Mike Tyson, non poteva essere utilizzato. Perché? Perché qui c'è una violazione di diritto d'autore. E questo mi serve per introdurvi ad un concetto. Tutto ciò che è creativo è tutelato, anche se la legge sul diritto d'autore non lo inserisce nell'elenco delle opere dell'ingegno. Il tatuaggio non è previsto dall'articolo 2 sulla legge del diritto d'autore, ma è un elemento creativo e quindi è tutelato dalla legge sul diritto d'autore. Altro esempio, sì, è tutelato, sì. Chi è questa fanciulla? Sarah Palin. Sarah Palin, no, allora, l'altra è un'attrice porno. E Sarah Palin era, o era forse sparita dalla scena politica, era candidata. Candidata insieme, non mi ricordo più chi era il, no, lei era dall'altra parte, McCain, come vicepresidente alla tornata elettorale degli Stati Uniti precedente a questa, all'ultima. Personaggio pubblico perché personaggio politico, personaggio che già di per sé non c'è bisogno di far satira perché se l'è fatta da sola. Lei esce in campagna elettorale intanto con una posizione un po' particolare. Lei dice no all'educazione sessuale nelle scuole. I ragazzi, quando avranno 30 anni, 35, 36, alla loro prima esperienza sessuale, impareranno per i fatti loro. Regge? Dal punto di vista culturale? No. Tant'è che proprio in campagna elettorale la figlia a 16 anni resta incinta. Quindi ciò che diventa un elemento di privacy è di interesse pubblico e quindi è pubblicabile. Perché? Perché è contrario a quelli che sono i principi per i quali il personaggio è pubblico. Poi, siccome lei deve essere votata come politico, ci viene a dire: io sono un'esperta di politica internazionale perché vivo in Canada e la Russia è vicina alla Canada. Quindi io la mattina mi alzo, vedo il confine della Russia, per cui per induzione e per osmosi io sono esperta di politica estera. Questo è l'elevato grado culturale. Dopodiché è anche un'esperta di caccia. Ma lei fa un tipo di caccia particolare. Prende un mitra, sale su un elicottero, sorvola i territori del Canada, prende i branchi di lupi e da sopra stermina il branco di lupi. Ci vuole coraggio a votarla, no? Ci vuole una certa dose di immaginazione. Astler, che è un famosissimo produttore di opere audiovisive, pornografiche, ma opere audiovisive. Intanto, nelle opere dell'ingegno non esiste la pornografia. L'articolo 586 ci dice che gli atti osceni non riguardano le opere dell'ingegno e quindi non sono vietate. Hanno un limite di accesso, che è quello dei maggiori di età.
ma non esiste pornografia dal punto di vista di divieto di atti osceni. E quindi crea Who is Nail Impaling? Chi ha inchiodato Nail Impaling? Voi vi immaginate, quindi la trama è una trama pornografica, ma dentro questa trama sono ripresi i singoli sketch che lei ci ha offerto. La prima parte, lei si trova due russi che si sono infossati col carro armato nella neve del suo giardino, per questa vicinanza tra la Russia e casa sua, poi, e quindi entrano, bussano in casa, fase porno, poi vanno via, poi c'è l'immagine in cui lei va a caccia e quant'altro, e quindi c'è una sosia e l'immediato riferimento alla sua identità è diretto. Come si salva Astler di fronte al tribunale? Con l'opera parodistica. L'opera parodistica che permette, attraverso una esposizione satirica di fatti di interesse pubblico, di pubblicare l'immagine del soggetto bersagliato dalla satira. E quindi questo è l'altro concetto, l'opera parodistica. Non so se qui c'è il sonoro, però. Si sente? Però questo lo saltirei se non andiamo troppo lunghi. Questo film è un film digitale, si chiama Beowulf. Qui compare Angelina Jolie, ci sono gli altri attori. Un film di Robert Zemeckis. Ray Winston è l'attore principale, Anthony Hopkins è uno degli attori principali, John Malkovich. E Angelina Jolie. Ma questi sono gli attori? È un film tutto digitale. Questi non sono gli attori, sono la loro riproduzione in digitale attraverso computer. Quindi qui io che contratto ho avuto tra il produttore dell'audiovisivo e gli attori? Generalmente l'attore ha un contratto abbastanza complesso, che è quello di prestazione d'opera e di concessione della propria immagine. Prestazione d'opera perché? Perché l'attore recita e quindi sono coinvolti i diritti d'autore connessi dell'esecutore. In questo caso c'è un contratto semplicissimo di concessione del diritto all'immagine e semplicemente di controllo di come questa immagine viene poi sviluppata attraverso le procedure tecnologiche per evitare che ci sia una lesione dell'onore o del decoro dell'attore. Dov'è che, poi, come tutti i film di azione, chi di voi ha figli di una certa età sa che esistono poi i videogiochi. E quindi l'immagine viene ceduta anche per la produzione del videogioco successivo. Dov'è che scivola nel problema legale la produzione? Perché Angelina Jolie, che ha prestato la propria immagine in digitale per il film, era già vincolata contrattualmente per Tomb Raider. E quindi nel videogioco di Beowulf hanno dovuto creare il suo personaggio in maniera diametralmente opposta, quindi con una fisionomia non neanche lontanamente avvicinabile a ciò che contrattualmente Angelina Jolie aveva già ceduto al precedente contraente. E arriviamo quindi a dire che cos'è il copyright. Sì. Angelina Jolie è un personaggio noto, per cui generalmente si chiede l'esclusiva per determinate attività. Allora, per capire quindi che cosa è il diritto d'autore, perché poi capiamo tutto cos'è il copyleft e il copy free. Il diritto d'autore, già me lo diceva un collega nel XVI secolo, è la più sacra e la più personale di tutte le proprietà.
Vedete che il latinismo ricorre? È un diritto erga omnes. È un diritto quindi assoluto che posso far valere nei confronti di tutti. Questo perché? Perché è la esternalizzazione dell'intellettualità di una persona. E cosa c'è di più sacro che non la nostra intellettualità, cioè ciò che noi siamo dentro e che riusciamo a elaborare, a creare e a esternalizzare? In qualunque modo noi lo esternalizziamo, perché fa parte dell'estrinsecazione della nostra personalità. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ci ricorda: ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Quindi è una Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per cui anche il copyright è un diritto assoluto. Ma quand'è che abbiamo opera dell'ingegno? È quando abbiamo una attività intellettuale che si esternalizza nel mondo esterno, perché se me la tengo dentro non esiste opera dell'ingegno, ma deve avere un plus questa attività intellettuale, deve essere caratterizzata da un minimo di creatività che aggiunga quindi un po' della mia anima al mio prodotto intellettuale. Le attività intellettuali sono di tutti i tipi. Io faccio l'avvocato, per cui anche i miei atti giudiziali sono il prodotto della mia attività intellettuale, ma di fatto non credo che abbiano creatività, perché non è che aggiungo creatività ad un atto giudiziale, scrivo quelli che sono i dati e do l'interpretazione di legge. Se però io faccio un romanzo, scrivo con la penna come io scrivo i miei atti giudiziali, ma aggiungo creatività. Ecco quindi che la creatività diventa il discrimine che mi eleva il prodotto intellettuale a opera dell'ingegno. Altra piccola premessa: la legge non parla di opera d'arte, la legge parla di opera dell'ingegno, perché l'opera d'arte prevede già una qualificazione soggettiva, mi piace o non mi piace. Invece io posso avere opere dell'ingegno che non condivido e che dal mio punto di vista estetico non sono piacevoli, ma se hanno creatività le devo tutelare. Quindi nella valutazione dell'opera dell'ingegno devo estraniarmi da tutti i canoni soggettivi di bello, di estetica, di morale e di etica. Perché una volta che è creativo, io lo devo tutelare comunque, anche se non ne condivido i valori sottostanti. Quindi risultato, l'opera dell'ingegno è il risultato dell'ingegno dell'autore avente carattere creativo. Una volta che si esternalizza, diventa un bene giuridico, un bene economico, può formare oggetto di diritti, nessuno me lo può violare e io lo posso concedere. Ecco che qui nascono i copyleft, i copy free. Cosa sono? Non sono altro che licenze che l'autore dà ai terzi affinché possano utilizzare gratuitamente il risultato del proprio ingegno. E i free content, cioè ogni elaborazione poi successiva, soggiace alla licenza principale, perché se io accetto di elaborare un prodotto altrui, ne accetto anche le condizioni contrattuali. I Creative Commons sono fatti così. Ci sono vari tipi di licenze a seconda dei simbolini, io vado e vengo, sì. A seconda dei simbolini, e quando scelgo di elaborare un'opera con questi simbolini, ne accetto le condizioni contrattuali. Che cosa è importante a questo punto? Questo è l'unico elemento che discrimina l'opera dell'ingegno, la creatività. Non esiste anche qui una definizione di legge di creatività. Ben venga, perché non ci serve un legislatore che ci dica che cosa l'ingegno dell'uomo può fare per essere creativo, se no saremmo rovinati. Io ho dato questa definizione che a prima vista sembra un sudoku, però ha un concentrato, secondo me, di principi fondamentali. Soggettiva concretizzazione dell'immaginario dell'autore nella lettura della realtà. Leggo la realtà, ne do una concretizzazione all'esterno attraverso quella che è la mia soggettiva visione della realtà. Questi sono gli elementi distintivi. Nel momento in cui ho tradotto in parole povere un pezzo d'anima dell'autore, io ho un'opera dell'ingegno, che sia musica, che sia attività letteraria, che sia fotografia, che sia audiovisivo, nel momento in cui io ho un pezzo dell'anima dell'autore lì dentro, cioè qualche cosa che mi indica la sua visione soggettiva della realtà, io ho un'opera dell'ingegno. Non è richiesto un grado minimo di creatività, né minimo né massimo, basta
Non occorre essere La Chapelle per essere un fotografo creativo, ma basta che io abbia trasmesso qualcosa di mio nell'immagine che ho realizzato. Quindi, opera dell'ingegno più creatività diventa opera copyrighted, cioè oggetto di diritto d'autore, che vi ricordo è un diritto assoluto. Ti passo la palla. No, non so se ci sono magari delle domande prima in questo intervento o se facciamo una pausa magari nel passaggio dalla prima alla seconda presentazione. Sì, perché magari nasce, cioè c'è qualcosa. Nel frattempo vuoi collegarti? Volevo chiedere questa informazione. Nel momento in cui si fanno delle riprese di eventi pubblici, tipo feste rituali, cerimonie rituali, e che sono molto, diciamo, ovviamente partecipate, animate, nel momento in cui si riprende e poi si realizza un prodotto di archiviazione, ci può essere un problema di qualcuno che solleva il suo diritto a non comparire, fermo restando che poi nella prassi ovviamente succede che invece tutti si mettono davanti, anche disturbando magari le riprese che si fanno. Sì, però diciamo al di là di questo, se uno realizza un DVD e poi magari lo divulga semplicemente per scopi scientifici all'interno di un... Io prima vi ho accennato all'antagonista del diritto all'immagine, che è il diritto alla libertà di espressione del pensiero, che si traduce e si declina in varie tipologie: cronaca, critica, satira, libertà di espressione artistica. Il massimo di questi livelli è proprio cronaca. La cronaca è la comunicazione di fatti, immagini o avvenimenti di interesse pubblico che è libera, perché altrimenti non potrei fare più cronaca, non potrei più fare informazione. Quindi tutto ciò che è di interesse pubblico diventa pubblicabile. Eventi come questo, folcloristici o di interesse pubblico, quello che non posso fare è, ad esempio, come capita spesso, prendere immagini tratte da eventi pubblici e farne un utilizzo che non sia di cronaca. Divulgazione scientifica, che differenza c'è con la cronaca? Non è il medium che mi distingue il mio modo di comunicare. Nel momento in cui io faccio una divulgazione di interesse pubblico, che lo faccia su giornali o attraverso il DVD per dire che c'è stata la festa del paese o che c'è stato un avvenimento di interesse pubblico, è sempre cronaca. Se poi do un'interpretazione soggettiva, passo da cronaca a critica e ci sta, anche quello è libera. Gli esempi più eclatanti sono fotografie o tratti di spezzoni audiovisivi portati poi in pubblicità. Assolutamente no, la pubblicità è un'attività commerciale e richiede il consenso del titolare. L'attività artistica, la libertà di espressione artistica, è il gradino più basso delle libertà di espressione del pensiero, nel senso che richiede sempre il consenso del soggetto ritratto. Portava con il discorso alla critica, un discorso, se per esempio io vedo una trasmissione tipo sulla 7, facevano la valigia dei sogni, non so se qualcuno l'ha vista, che appariva un attore, il figlio di Walter Chiari, presentatore, diceva: vedete questo palazzo, qui fu girato il famoso film di Luchino Visconti, e prende 2 minuti del film dove si vede il palazzo che lui sta facendo vedere nelle immagini di oggi, qui fu girata, e fa vedere per intero completamente una scena girata all'esterno o all'interno di quel palazzo. Qui c'è un diritto di critica, c'è un diritto di cronaca, o c'è comunque un diritto d'autore? Ma quindi la domanda è: ha preso spezzoni del film, dell'opera filmografica, lo poteva fare? Allora, intanto vi tolgo subito ogni dubbio, non esistono quelle leggende che spesso mi vengono dette: la violazione del copyright è 7 minuti di un'opera filmografica, una battuta musicale di 4 note, no. Nel momento in cui io prendo un pezzo di un'opera dell'ingegno altrui, lo sto violando. Però in questo caso sto facendo un'opera di comunicazione culturale.
E quindi è una di quelle possibilità in cui utilizzo l'opera dell'ingegno altrui per scopi di critica o di informazione che permettono la divulgazione del diritto d'autore. Insegno fisica a scuola. Allora devo preparare un documento didattico e per esempio c'è la foto di Einstein. La foto di Einstein. Io la riproduco perché ne faccio uno schizzo. Quello schizzo posso farlo, non posso farlo, dovrei chiedere l'autorizzazione al fotografo, ai parenti fino al 15° grado. Tanto insegnando fisica, per scopi di insegnamento io utilizzo l'ingegno altrui. Se no io non avrei potuto farvi le slide. Cosa non posso fare quando i miei studenti all'università mi dicono professore me le mette online? No, perché non posso metterle online. Fino a quando io faccio attività didattica utilizzo immagini e diritti d'autore altrui. Poi lei cosa fa? Rielabora una fotografia. Allora, se quella fotografia ha un grado di creatività è un'opera dell'ingegno. Se non ha un grado di creatività, cioè di visione soggettiva del fotografo, è una fotografia normale. E quindi, se sono passati 20 anni, fuori dal diritto d'autore. Quindi questo è già il primo discrimine. Poi lei la elabora graficamente. E quindi di fatto cosa fa? Un'opera dell'ingegno derivata. Quindi il suo risultato finale è opera dell'ingegno sua. Che però deve riconoscere i diritti, se la prima fotografia è un'opera dell'ingegno, all'autore dell'opera originaria a cui si è ispirato. Ma di fatto, facendo un'attività didattica, non deve riconoscere i diritti. Altrimenti, se dovesse pubblicarla, invece dovrebbe riconoscere i diritti. Come opera rielaborata. Fino a quando restiamo nell'ambito della didattica possiamo fare di tutto e di più, perché è attività culturale. Allora, questi diritti sono elastici e quindi si comprimono quando il diritto di contrasto necessita la maggior tutela. E quindi noi continuamente, quotidianamente facciamo un bilanciamento tra i diritti delle singole fattispecie e stabiliamo in questo caso prevale l'uno, in questo caso prevale l'altro. A quel punto verificare la allora, se la fotografia è creativa o se non è creativa e se dalla rielaborazione che lei ha fatto si evince che è stata tratta da quella fotografia. Se invece non lo si evince, allora non ho più le radici dell'opera rielaborata, perché poi ho la rielaborazione della... Beh, quello è un problema di diritto all'immagine, non più di diritto d'autore della fotografia. E quindi l'immagine diventa poi diverso. Quindi un conto è tutelare l'autore della fotografia, un conto è tutelare... Perché la fotografia non ha il diritto all'immagine di... Esatto. Io, quando ero ragazzo, la mia prima causa fu la famosa fotografia del Che Guevara, dove Korda agì in giudizio chiedendo la violazione dei suoi diritti d'autore ma anche dei diritti dell'immagine del CE, sbagliando completamente, perché i suoi diritti d'autore sì li può chiedere ma non l'immagine del CE, perché lui non era l'erede del CE. Quindi un conto è cosa fotografo, i cui diritti spettano al titolare del ritratto, un conto invece cosa realizzo io e i diritti che nascono dalla mia opera dell'ingegno. No, fino al parente di 4° grado. Sì. Allora, non esiste un termine per diritto all'oblio. Mi piace molto questa domanda, bravo. Che nessuno conosce il diritto all'oblio, salvo qualche mio studente. Che cos'è il diritto all'oblio, per capirci? È il diritto di un personaggio famoso o che è balzato agli albori della cronaca per motivi di interesse pubblico. Quando questi motivi di interesse pubblico scemano, ognuno di noi ha il diritto a ritornare, right to be alone, a essere lasciato da solo. E quindi quando non ho quando mi cessa l'attualità, quando mi cessa l'interesse pubblico, la ripubblicazione di quel fatto, di quell'immagine diventa illecita. E quindi dipende dal singolo caso. Ci sono fattispecie che non cadranno mai nel diritto all'oblio. L'11 settembre non verrà mai dimenticato. Se io ho rubato una macchina quando avevo 18 anni, probabilmente sì. Non l'ho rubata, quindi non cercate su internet. Però è così. Sì, sì. Beh, tantissime. A noi era capitato un famoso campione di ciclismo francese che aveva vinto tutta una serie di Tour de France, che già durante la sua carriera ciclistica stava operando la trasformazione
verso il sesso femminile, poi si è ritirato dalla carriera ciclista, quindi non c'era più nessun interesse pubblico alla sua immagine, si è trasferito in un paesino del sud della Francia completamente da solo e adesso è donna. Il fatto che questo sia di interesse pubblico, assolutamente no. Quindi lui abbiamo vantato appunto il diritto all'oblio di questa notizia che non è di assolutamente nessun interesse pubblico. Cos'è un bene culturale? Perché io ho paura che lei il bene culturale mi dica è un bene che è di interesse culturale. È una sciocchezza. È assolutamente peggio per loro. Allora lei entra dentro, porta fuori gli affreschi, li fotografa e se ne va. Il bene culturale è il singolo prodotto che prima poteva anche essere tutelato come opera dell'ingegno e che ormai ampiamente decorsi 70 anni dalla morte dell'autore invece è di interesse collettivo e viene dichiarato bene culturale. Quindi il bene culturale è un bene fuori dal diritto d'autore che però io non posso riprodurre se non col consenso del gestore del bene. Del gestore. Beh, generalmente coincide. Coincide. Sì. E dipende allora dal contratto di gestione. Sì. E nel momento in cui la chiesa è bene culturale, lo è bene sia dentro che fuori, se è stato dichiarato bene culturale. Quindi ogni pezzo di quella chiesa, che sia prospiciente all'esterno o che sia interiore alla chiesa, è bene culturale nel suo complesso. Nel suo complesso e nelle sue particolarità. Prego. In un contratto di esclusiva. Quali sono i limiti che, diciamo, non si possono, o meglio, i limiti vengono stabiliti tra i contraenti o ci sono comunque delle soglie che a prescindere da quello che è stato il contratto non possono essere superate nell'utilizzo di un'immagine, ad esempio, un'immagine grafica piuttosto che l'immagine di un attore? Non so se sono, forse non sono stata molto chiara, cioè se io ad esempio faccio un contratto con un artista di utilizzo delle sue immagini in esclusiva e sì, ovviamente con questo artista io stabilisco le modalità con cui voglio utilizzare queste immagini. Vi è poi, diciamo, un limite stabilito dalla legge a prescindere dai limiti che abbiamo stabilito entrambi oltre i quali non si possono utilizzare queste immagini? La clausola di esclusiva è una clausola di natura squisitamente contrattuale e quindi nasce dall'accordo delle parti che la possono costruire esattamente come un abito su misura. La posso avere più o meno lunga, più o meno stretta. Per cui dipende da quella che è la volontà delle parti nel caso concreto. Generalmente una clausola di esclusiva la si costruisce per noi legulei su tre coordinate. Il tempo, per quanto tempo dura l'esclusiva, lo spazio territoriale, perché un worldwide costa molto di più di uno spazio territoriale limitato in Italia, e sul scopo, per quale scopo. Quindi nel momento in cui dettaglio lo scopo, qualunque utilizzo esterno è lecito, o se il mio contraente ne fa un utilizzo extra scopo, è un illecito contrattuale. Sì.
se ad esempio, quindi in un contratto di esclusiva, questi sono tre parametri fondamentali: tempo, spazio e scopo. Se uno dei tre parametri, ad esempio il tempo, non viene stabilito, il contratto è nullo. Diventa un contratto a tempo indeterminato, per cui la parte interessata può chiedere al giudice di fissare un termine. Un contratto fatto male è molto pericoloso, perché comunque vi porta a dover andare davanti a un giudice. E io qui dico sempre la solita frase che fa arrabbiare i miei colleghi: noi avvocati costiamo meno e lavoriamo meglio prima. Dopo abbiamo la funzione di chirurghi, e per bene che vada la cicatrice resta sempre, se non arrivare all'amputazione poi dell'arto malato. Perché il brutto della nostra professione, e io più vado avanti e più me ne rendo conto, è che la nostra attività intellettuale dipende intanto dalla fattispecie concreta che il cliente ci porta, più è pasticciata e meno per noi è difficile risolverla. E poi chi decide è un organo esterno, un organo giudicante, formato da persone umane e in quanto tali fallaci. E quindi non possiamo garantire mai un risultato. Se c'è un collega che vi dice siamo sicuri di vincere al 100%, sappiate che sta dicendo una bugia. O comunque sta vendendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. C'è sempre un margine di rischio. E allora, il contratto è la migliore soluzione per portare la pace tra i contraenti. Un contratto ben fatto vi impedirà di andare in giudizio. Sul tema, diciamo, in fotografia, la fotografia di strada, non si può fare un contratto, per esempio, per quel tipo di, parlo naturalmente come opera di ingegno del fotografo, le scene di strada in cui il passante non è soggetto vero della fotografia, ma tutta la scena rientra. Allora, io mi occupo sostanzialmente, sì. Milioni di foto sono illegali, però devo anche dirvi che non c'è quasi mai un claim come è successo nelle foto più famose. Può capitare che qualcuno venga fuori. Noi adesso abbiamo seguito una mostra con Steve McCurry, che ha pubblicato una fotografia di due passanti che aveva fotografato tantissimi anni fa a Roma. E la fanciulla fotografata gli ha fatto il claim, cioè gli ha chiesto di eliminare la fotografia. Come l'abbiamo risolta lì? Siccome i due ragazzi si baciavano ed erano in posa, abbiamo risolto che c'era un consenso implicito. E in ogni caso, siccome l'ex fidanzato, loro fotografato, si ricordava benissimo che loro avevano prestato il consenso alla fotografia, poi tutto è stato transatto. Però si espone sicuramente a dei rischi. La richiesta nel è tutto, rimozione della foto, inibitoria di utilizzo e risarcimento danni. E allora quelli che hanno progetti ben più approfonditi, ad esempio, si portano dietro contrattini, e lo so, non è possibile. Io vi dico quella che è la situazione giuridica, poi vi dico che quella che è la situazione invece concreta, che quasi mai può capita che... Anzi, a uno fa piacere magari rivedersi una mostra. Era capitato tanti anni fa, ad esempio, però questo è un altro tipo di violazione, che una signora era stata fotografata a un comizio dal giornale Repubblica, era stata pubblicata come fotografia sul giornale Repubblica. Peccato che era in compagnia di una persona alla quale il marito non aveva dato il consenso di essere accompagnata, quindi da lì è nata poi la separazione dei coniugi. La signora quindi ha fatto causa a Repubblica per violazione del diritto all'immagine. Ma non regge, perché era un avvenimento pubblico di interesse collettivo e quindi diventa un diritto di famiglia, un problema di separazione, non un problema di diritto all'immagine. Per quanto riguarda la riconoscibilità, soprattutto nel caso di video, si fa riferimento solo ai tratti somatici della persona o anche ad atteggiamenti, postura? Cioè, se riprendiamo quindi qualcuno sullo sfondo che è di spalle, la camminata potrebbe essere identificativa? Tutto ciò che è identificativo, addirittura gli elementi accessori, cioè quando io utilizzo elementi accessori in maniera costante e continua nel tempo, che mi rendono identificabile, diventano parte della mia immagine. Lucio Dalla vinse nell'83 proprio una causa
contro una pubblicità di Hi5 della Televox, non mi ricordo, perché avevano pubblicato soltanto lo zuccotto di lana e gli occhialini a cannocchiale, che a quel tempo erano due elementi accessori che Lucio Dalla utilizzava in maniera costante nella sua attività professionale. Lui non ha il monopolio sugli occhialini a cannocchiale, perché sennò John Lennon non avrebbe dovuto utilizzarli. Cavour, in teoria, li ha usati prima di lui. Ma nella combinazione tra zuccotto di lana e occhialini, in una pubblicità che era tra l'altro di hi-fi, per cui di musica, per cui estremamente vicina al personaggio, lo rendevano immediatamente identificabile. Cioè, purtroppo è accattivante la materia. Sempre nel contesto che le spiegavo prima, le chiedo scusa, però io approfitto di lei, lo dico proprio. Allora, considerando che appunto i nostri filmati fanno riferimento a quello che si identifica come patrimonio culturale immateriale, che lo Stato italiano ha riconosciuto la Convenzione internazionale e tutto il resto, nel momento in cui io faccio delle riprese che sono legate ad un evento, quindi ad un evento culturale, va bene, se io realizzo delle interviste perché voglio un punto di vista, diciamo, delle persone che vi partecipano. Allora, se io intervisto il sindaco, il parroco, questi sono informatori privilegiati che in quanto al ruolo pubblico che svolgono non dovrebbero creare problemi. Se io intervisto una vecchietta o una giovane per esprimere un'idea su quello che è un loro patrimonio culturale, e appunto poi pubblico questa intervista o la inserisco all'interno del mio DVD, e non rischio, perché comunque c'è una sorta di consenso quando uno rilascia una dichiarazione o un'intervista, giusto? Allora, l'intervista sono un po' sabbie mobili, perché l'intervista fanno nascere il diritto d'autore all'intervistatore, e di fatto se io do l'intervista, sono l'intervistato, sto dando un tacito consenso all'utilizzo dell'immagine. Però siccome l'intervista è già un'attività che lei prevede ed è già strutturata, perché non si fa fare un contrattino? A questo punto lei è blindata. Cioè, io dico sempre, dovete blindarvi in maniera che qualunque richiesta sia comunque, si infranga contro un muro di un contratto. In ogni caso, in mancanza di contratto, si potrebbe desumere un consenso implicito. Bisogna capire quant'è la consapevolezza dell'intervistato di apparire su quel prodotto. Ma la prova dopo? Beh, YouTube è una fonte di violazioni continua. Continua. Se ne sa pochissimo, e soprattutto diciamo nel modo in cui noi gestiamo il nostro diritto all'immagine oggi ci sono parecchie contraddizioni. Immagino, come dire, una pagina qualsiasi di Facebook, gente taggata a destra manca, io mi ritrovo, io non sono su Facebook, ma sicuramente c'è una foto mia su Facebook, per cui non ho dato sicuramente la licenza. Diciamo, siamo in una fase in cui questa condizione, e qui rientra anche un po' il passaggio, si può spostare il proiettore anche se viene deformato? l'ho subito io, ok, sì, ok, va benissimo. Sì. Diciamo il discorso sul diritto all'immagine e il diritto d'autore è chiaramente assolutamente vincolato. Si sente? Sì. Ok. Sì. Ok, perfetto, va bene anche deformato. Ma chiaramente siamo anche in una fase in cui probabilmente questi strumenti che sono stati sanciti, sono assolutamente inviolabili, dimostrano se non altro i loro limiti nella pratica. E un po' il discorso che io volevo portare qui a seguito di questa presentazione, anche se non è stata direttamente insomma coordinata fra i due relatori, è un punto di vista completamente diverso. Quindi se il professore ha portato un approccio che è strettamente legato ad aspetti legali, il mio sarà un percorso invece più
storico, se vogliamo, e vi parlerò di pirateria, quindi proprio, cioè, siamo il diavolo e l'acqua santa, ci siamo detti prima, a voi stabilire chi è il diavolo e chi è l'acqua santa, mi raccomando. Quindi il pirata, cioè questo temibile personaggio, in realtà poi alla fine sono la maggior parte delle persone che taggano su Facebook, persone che non sanno nemmeno di aver violato un loro diritto inalienabile, né un diritto inalienabile di terzi. Quindi c'è una forma di incoscienza e di inconsapevolezza che personalmente in questo momento né mi interessa più di tanto né voglio presentare a voi, però diciamo tutta la presentazione iniziale solleva su di me diversi dubbi su come noi oggi concretamente stiamo utilizzando questi nostri diritti, perché quei diritti sono cose che appartengono a noi, che come dire, l'essere umano ha costruito nell'arco degli anni a fronte di lotte e anche modificandoli nel tempo. Quindi probabilmente adesso il mio approccio porta una serie di contraddizioni fortissime che però spingono in là la contraddizione, cioè non solo non sono delle forme di riduzione di quel diritto, ma delle forme di innovazione alla luce di diversi fattori. Quindi vi presenterò un po' questo percorso. Fermatemi se avete domande, se qualcosa non vi è chiaro. Okay. Intanto questa è la presentazione. Da questione legale, persone addette ai lavori, il diritto d'autore e la sua messa in discussione sono divenuti un importante campo di indagine per ripensare le forme di creatività in rete. Sostanzialmente, secondo me, l'avvento delle nuove tecnologie, prevalentemente delle forme legate alla costruzione in rete, diciamo internet, nonché le forme di collaboratività che essa ha reso disponibili sin da subito, hanno messo in discussione fortemente il concetto di creatività legata all'individuo, di autorialità, e questi concetti erano già in discussione da parecchio tempo, cioè da molto prima che internet potesse essere accessibile non solo anche lì agli addetti ai lavori, ma a un numero diffuso, diciamo, di soggetti che magari erano particolarmente smanittoni, no? Quelli che vengono definiti hacker della prima ora, che hanno cominciato a spingere in là tutte queste tutto quel terreno che abbiamo descritto fino ad ora, e vanno poi chiaramente anche a interferire sul concetto poi di creatività, che è quello che penso sia comunque l'oggetto su cui stiamo ragionando in questo meraviglioso laboratorio dal basso. Ringrazio anche Daniele di averci invitato. Quindi i concetti che vengono messi in discussione, secondo me, con l'avvento delle tecnologie digitali sono quelli di autorialità, la pratica artistica molto spesso e sempre di più una pratica collaborativa, cioè non c'è un unico soggetto responsabile, ma possono essercene diversi e anche che intervengono in fasi diverse, successive, e quindi il concetto stesso di proprietà intellettuale. Faccio un esempio molto semplice: qualsiasi giovane videomaker che dovesse decidere di uploadare il proprio video su Vimeo, a un certo punto si trova nella condizione di dover scegliere come rilasciare la propria opera, cioè se rilasciarla, chiaramente deve essere in possesso dei diritti a sua volta dell'immagine, eccetera, però può scegliere oggi come rilasciare la propria opera, se ritenere il diritto d'autore o se licenziare i suoi diritti a terzi per la diffusione, per la riproduzione, la modificazione del prodotto e quindi la rielaborazione creativa. Questa cosa è possibile da pochi anni, a fronte anche lì di grosse battaglie. Io voglio ritornare un po' alle origini, cioè adesso abbiamo tutti il loghino di Creative Commons, che penso la maggior parte di voi abbia, se non altro, già visto in rete, e che poi vedremo un po' più nel dettaglio. Ma
non è sempre stato così, insomma, anche qui è una questione di diritti acquisiti. È diventato quindi qualcosa che fa parte delle nostre vite, scegliere come la nostra opera di ingegno possa essere fruita da terzi. Se il mio documentario, non so, di ricerca possa essere a sua volta preso e reso libero senza la mia autorizzazione, oppure se voglio che tutti ogni volta mi debbano chiedere qualcosa. È oggetto di discussione molto importante oggi, proprio perché o ci troviamo ad essere tutti convinti di essere Angelina Jolie, che dobbiamo detenere il nostro diritto all'immagine, oppure cominciamo a cambiare prospettiva. Il discorso che si faceva prima, per esempio, sulla fotografia di strada era secondo me centrale. Non è un caso che abbiano chiesto a Duonò di avere i diritti all'immagine, cioè ad un personaggio assolutamente noto che fa parte di un mondo dell'industria culturale, cioè nei limiti, cioè, con tutto il rispetto verso Duonò. Eh sì, però, come dire, se fosse stato Tizio N, nessuno gli avrebbe chiesto i diritti all'immagine. Quando c'è chiaramente un peso, una sproporzione, cioè Duonò ci sta facendo un sacco di soldi con il mio bacio, io voglio un pezzo di quei dividendi, cioè glieli vado a chiedere. Quindi in realtà il discorso è molto legato a una questione industriale. La mia presentazione porta forse un po' al discorso dell'amatorialità che fa parte di questo seminario, visto che una delle parti su cui uno degli argomenti di cui si discute è proprio di archivi amatoriali, quindi di footage che è stato costruito senza necessariamente un'intenzione autoriale, benché se ne possano trovare poi a posteriori successive, anche perché nel caso del filmato amatoriale l'autorialità o comunque la poesia che noi possiamo riscontrare è data forse dalla distanza storica, penso, cioè il filmato in pellicola degli anni 60 risulta per me particolarmente interessante su un piano estetico perché c'è una tale distanza storica per del diritto di cronaca, c'è una tale distanza storica che mi parla di quel momento e mi trasmette delle suggestioni che posso io rilevare attraverso la mia opera di ingegno, quindi attraverso un montaggio, attraverso un'elaborazione di un discorso che viene quindi costruito su di esso, rendere evidente quindi qualche elemento poetico. Quindi se siamo noi nella condizione attuale di pensare di costruire dei contenuti che sono al limite fra l'autorialità e l'amatorialità, che potranno diventare in futuro, quindi quello che è il mio interesse non è solo pensare all'oggi come mi tutelo, ma anche pensare in prospettiva come il mio progetto, la mia opera potrà nei secoli essere utilizzata anche da terzi, ed è una prospettiva, forse questa prospettiva storica che ci serve sia nel momento in cui usiamo filmati amatoriali, sia nel momento in cui stiamo creando, che ci dà anche un po' un respiro diverso dalla semplice tutela di quella che è la mia immagine, la mia cosa, questo è stato preso, l'occhialino, il cappellino, diciamo tutto il discorso alla fine verte su il discorso strettamente legato agli aspetti legali del diritto d'autore verte su come dire, uno sfruttamento commerciale che limita quelle che sono le potenzialità. E in generale io penso che il diritto d'autore, per quello che è attualmente, sia assolutamente limitante, lavora sulla scarsità, sul concetto di scarsità del bene, laddove noi che siamo in un contesto di smaterializzazione della produzione, di zero costi di diffusione grazie alla rete, ci troviamo veramente nella posizione di essere più limitati che tutelati forse da questo diritto d'autore. Adesso vediamo un po' dove vi porto. Quindi il diritto d'autore sostanzialmente è
un patto, io lo leggo come un patto fra autore, produttore e pubblico, che viene definito, mi correggo se sbaglio, viene definito per tutelare l'opera d'ingegno, per consentirne il corretto sfruttamento in termini di diffusione e l'accesso a questo bene, quindi sono gli interessi da parte del pubblico. Quindi in sostanza sono tre figure che vengono percepite, come nella piramide che io ho costruito, come dei soggetti separati. Questa separazione è esattamente quella che va ad essere scardinata dal concetto di open contents, laddove l'autore, il produttore e il pubblico sono probabilmente delle figure che si intersecano, cioè non sono degli enti separati. L'autore è contemporaneamente il produttore, il pubblico è produttore. Tutte e tre le possibilità, ok? C'è una collettività che è sia pubblico, sia autrice, sia produttrice dell'opera. Queste sono delle forme che parlano dell'oggi della produzione audiovisiva, filmica, fotografica, in vari termini. Cioè sta cambiando completamente la modalità di produzione, non solo in ambito creativo. È proprio un fenomeno storico, drammaticamente, poi ne vediamo alcuni aspetti, dove i tre attori, che potrebbero appunto coincidere, hanno questo genere di necessità, la possibilità di riprodurre l'opera, di adattarla, cioè di poterla modificare, di diffonderla, distribuirla, oppure di poterla performare volta per volta, di mostrarla in esposizioni. Diciamo che gli open contents fanno riferimento prevalentemente a un cambio di paradigma dovuto all'accesso attraverso le tecnologie digitali in rete, di una completa, totale differenza di quello che è la definizione del pubblico, cioè di chi è il pubblico di un'opera d'arte, chi è il soggetto che lo usa. Cioè non è un ente separato, ma è assolutamente, o non è uno spettatore o un consumatore finale, ma è più vicino ad un utilizzatore, un produttore esso stesso di contenuti, capace di cooperare con altri soggetti. E il pubblico in questo caso quindi non è inteso come spettatore o consumatore, ma come è più inteso nell'accezione inglese dei commons, del bene comune e condiviso. E qui vengo alla storia che secondo me ha portato a questo cambio di paradigma, il movimento dei digital rights. Nel passaggio appunto con l'avvento delle tecnologie e la diffusione prevalentemente della connessione a internet, molte delle strutture che avevano prodotto che avevano prodotto e tutelato la proprietà intellettuale sono arrivate ad un nuovo step, diciamo, di sfida, dove la proprietà intellettuale veniva ulteriormente chiusa, ulteriormente tutelata. Cioè nel momento in cui tutti potevano facilmente a costo zero accedere a delle opere, le major americane prevalentemente hanno inasprito i termini di licenza. Quindi il diritto d'autore si fonda sull'equilibrio fra i tre attori che avevo presentato prima, che furono cruciali a definire comunque un sistema di bilanciamento, dei bisogni delle tre figure. Ci sono stati due passaggi ulteriori che hanno reso questo sistema sempre più sbilanciato a favore della parte, cioè dell'industria, di quella che era l'industria che tutelava quel diritto d'autore e non più l'autore. Cioè l'autore molto spesso si trova a cedere i propri diritti
al produttore, alla major, e non può più neanche lui stesso accedervi. Quindi il diritto d'autore in realtà non va a tutelare l'autore, ancor meno il pubblico, la possibilità di accesso, anzi ancora più chiusure e norme su come si accede a una certa opera. Quindi il passaggio, i due passaggi, diciamo, sono da un diritto d'autore, diciamo, quasi artigianale, mettiamola così, che ritiene fondamentale il bilanciamento fra i tre attori che lo contraddistinguono, e che anzi tutela, per esempio, il pubblico dominio, il bene comune, cioè il fatto, tiene in considerazione il fatto che una certa opera possa diventare un bene comune. Con un passaggio, diciamo, da una produzione artigianale ad una produzione industriale globale di larga scala, prevalentemente legata alle major dell'intrattenimento, si ha un effettivo passaggio da una produzione culturale per pochi a una produzione di massa, e questo è un nodo cruciale nell'inasprimento, nel primo inasprimento del diritto d'autore. Cioè, per farci soldi ci dovranno mettere dei paletti, e questo è quello in cui ci troviamo. Ma questo non va a tutelare noi, né noi come pubblico né noi come autori. E il passaggio successivo fu appunto la diffusione a costo zero tramite internet, la possibilità di diffondere a costo zero tramite internet quelle stesse opere. Quindi un effettivo abbattimento dei costi, di tutte le problematiche anche logistiche relative alla diffusione delle opere, che fu vista dalle major non come fantastico, l'innovazione, l'essere umano che può accedere a nuove fonti a cui non era possibile avere facile accesso, eccetera eccetera, ma come, oddio, i pirati informatici ci fregheranno tutto quello che abbiamo. Quindi proprio un problema anche a volte semantico nella definizione di una vera e propria guerra informatica. Si parlava strettamente di guerra, e da lì che nasce un movimento politico, sociale, che va nella direzione invece di sicuramente dell'illegalità, anche in maniera molto giocosa, peraltro, a differenza di molti altri movimenti per i diritti civili, che invece avevano un approccio molto più conflittuale in termini di ordine pubblico, diciamo. Nel caso del movimento dei digital rights, molto spesso gli hacker sono dei ragazzini che vogliono soltanto vedere il DVD che è uscito negli Stati Uniti e l'hanno comprato in rete, gli è arrivato a casa e non possono leggerlo perché il DVD è stato criptato in modo che non possa essere letto in Norvegia. E questa è storia, perché questo è uno dei passaggi cruciali del movimento per i digital rights, quando appunto un ragazzino di 12 anni scrisse il codice per decrittare i DVD. Cioè, si tratta di chiaramente di soggetti straordinari, però che hanno una motivazione che è quasi goliardica, anche di sfida, molto di sfida, alle major, che hanno fatto guerra ad un ragazzino. Cioè, c'è del paradosso in tutto questo, però no, è stato perseguito per diversi anni, poverino, è la guerra dei mondi, veramente. Cioè, in realtà si tratta comunque di soggettività nuove, radicali, che emergono senza neanche sapere benissimo di esserlo, e che la loro semplice pratica sta rilevando delle possibili direzioni in cui l'umanità potrebbe muoversi. Quindi sono dei nodi particolarmente interessanti, sia da studiare e da osservare, sia per fare una riflessione, soprattutto perché adesso sono passati diversi anni, diciamo, queste cose per noi sono quasi assodate. Insomma, adesso i DVD non sono più criptati, grazie a quel ragazzino, insomma, tutti possono vedere un DVD negli statunitense semplicemente cambiando il codice. (Ride)
GNU General Public License, quindi uno dei degli avamposti più importanti della produzione anche culturale, intellettuale, che è stata messa in atto dai movimenti per i diritti digitali. È la licenza, è questa licenza qui che si chiama GNU General Public License, che è la licenza con cui furono rilasciati i free software, il software libero. E nello specifico il primo ad essere rilasciato fu il kernel Unix, quindi laddove da un lato avevamo anche lì delle major, Windows ed Apple, diciamo, che avevano reso disponibile il sistema operativo per utilizzare un computer attraverso delle interfacce grafiche, delle interfacce testuali, in generale un software per poter utilizzare un hardware, avevano anche prodotto una licenza che impediva all'utilizzatore finale, e qui ritorno al discorso dell'utilizzatore, di accedere al codice, cioè di poter vedere il codice, di poterlo utilizzare secondo i propri fini e cederlo a terzi. Cioè tu hai comprato la tua licenza, la puoi usare solo tu su questo computer e non puoi in nessun modo customizzare questa cosa per nessun motivo. Cioè sarà anche sul tuo computer, però ci dispiace, questo è il nostro software. Chiaramente il discorso che porto sul software è particolarmente interessante, ma anche forse fuorviante rispetto al discorso della creatività. L'opera creativa è un'opera chiusa, mentre invece un software è un codice operativo, è qualcosa che a fronte di una scrittura genera un'azione, un piccolo comando genera la copia, per esempio. E quindi sono due opere completamente diverse. Possiamo discutere anche lì a lungo filosoficamente su quanto il pubblico sia partecipe poi dell'opera, eccetera, opere aperte e quant'altro, e ci sono anche in quel caso nella storia, diciamo, dell'arte contemporanea, diverse anche interessantissime espressioni di questa partecipazione del pubblico all'interno dell'opera d'arte. Però prevalentemente, insomma, sicuramente, diciamo, è stato anticipatore il produttore di software, proprio perché aveva in sé questa concretezza dell'operatività del software, che io non potevo utilizzare ai miei fini più di tanto, né customizzarlo se il mio bisogno era leggermente diverso da quello che era stato previsto da chi l'aveva disegnato. Quindi gli sviluppatori del kernel Linux, sì, cosa ho fatto? Ah, sì, scusa, no, hai fatto bene a chiedere, perché io a volte parlo male. Si vede pochissimo, possiamo forse zoomare un po'. Sì. Questa è proprio la licenza. Allora, se andiamo sul sito della Free Software Foundation, perché poi, diciamo, chi ha sviluppato Unix ha fondato anche, cioè, diciamo, erano dei ricercatori, si trattava quindi non tanto di un'opera, l'opera della costruzione di un software, di un'opera accessibile a chiunque. Si tratta comunque di avanguardie nell'accesso a quel momento di questo know-how, di questo sapere. Ad ogni modo, loro avrebbero al loro tempo potuto appoggiarsi all'idea del copyright, all'idea del diritto d'autore, mentre hanno ritenuto estremamente più importante, erano dei terribili fricchettoni californiani, cioè si presentano questi personaggi qui, Richard Stallman, prevalentemente sono dei personaggi veramente borderline, si presentano in vesti quasi da profeti e hanno una modalità, cioè si percepiscono comunque come quelli che salveranno la razza umana dalla bestialità. Stanno spingendo in là la nostra consapevolezza di essere umani, e per certi versi io sono anche d'accordo.
Quindi invece di appoggiarsi al diritto d'autore, è proprio perché la loro stessa pratica di costruzione e di creazione di quel software è stata una pratica collaborativa, cioè nessuno, non c'è stato uno che si è messo dall'inizio alla fine a fare il software, è come dire, assolutamente inumano. Quindi un team di persone ha collaborato alla costruzione del software, che è una cosa molto complessa, di un sistema operativo, quindi tante cose che devono funzionare sia a livello hardware che a livello software, e questa modalità di collaborazione è stata per loro centrale. Il fatto di aver lavorato insieme ha prodotto delle innovazioni all'interno della creatività del software. E questa cosa loro hanno dato talmente tanto senso che quando hanno rilasciato il sistema operativo hanno rilasciato contemporaneamente anche il codice, quindi tutta la comunità mondiale poteva modificare quel codice, poteva migliorarlo. Quindi l'obiettivo non era fornire un'opera che fosse già chiusa, intoccabile, non ce ne frega niente di come lo userete, perché ve l'abbiamo detto noi come dobbiamo usarlo, eccetera. Quindi noi siamo gli esperti, voi non ne sapete niente. Si ribaltano completamente tutte le categorie, appunto, di autorialità, pubblico e produttore. La produzione è nulla, cioè loro erano ricercatori, certo, però poi attraverso la diffusione in rete tutti sono diventati produttori del software, e il software continua ad essere, io adesso sto utilizzando un sistema che si fonda su Unix, che è Ubuntu, uno dei sistemi operativi, e continua ad essere alla base di diversi sistemi operativi. Da Unix iniziale sono nati 10.000 fork, cioè la produzione umana è sterminata. Mi viene da dire che quindi il concetto di diritto d'autore che lavora sulla scarsità non fa riferimento invece poi a questa modalità, che invece rileva come la produzione umana si fonda sulla ricchezza, sulla apertura dei contenuti, e più noi li rendiamo aperti e disponibili, più producono ricchezza, più producono, soprattutto se stiamo lavorando sulla creatività, sull'ingegno umano, sull'elaborazione collettiva. Quindi quanto più quello che noi stiamo producendo ha una rilevanza diffusa, tanto più quella sarà possibile aprirla, cioè renderla pubblica. Allora, la licenza per... vi faccio una rapida traduzione. Allora... Le licenze per la maggior parte dei software e altre opere pratiche sono disegnate per prendere via da voi tutti i diritti di condivisione e di modificazione dell'opera. By contrast, quindi in opposto a questo, la GNU General Public License è intenzionata a garantire la tua libertà di condividere e cambiare tutte le versioni di un programma. Di garantire che questo rimanga comunque un free software per tutti gli altri che lo utilizzeranno ancora dopo la tua modifica. Noi alla Free Software Foundation, cioè sempre vedete questa retorica comunque anche un po' da manifesto, cioè gente che sta cambiando il mondo. Come? Sì, però c'è proprio questa c'è dell'ironia di mezzo, anche sanno che non tantissime persone hanno veramente modificato il software, quindi cioè ce ne sono veramente tantissime rispetto a quello che potrebbe fare un team normale di lavoro. Però diciamo noi alla Free Software Foundation, no, c'è anche un gergo un po' aziendale se volete, nonostante non si tratti di un'azienda. Usiamo la GNU General Public License per tutto il nostro software. Viene utilizzato anche da tante altre release da altri autori, quindi anche la licenza è free, cioè anche altri possono usare questa licenza che loro hanno scritto, e infatti lo puoi usare anche tu sui tuoi per i tuoi programmi. Quindi l'obiettivo della Free Software Foundation, nel momento in cui avevano compreso quanto virale e quanto potente poteva essere proprio questo shift, questo passaggio da una concezione della scarsità a una concezione dell'apertura che porta a ricchezza, hanno
cominciato a riflettere molto su anche la divulgazione di questo genere di modalità, quindi la riflessione, che poi è anche un meccanismo cibernetico, non è un caso che loro fossero dei programmatori, la riflessione del processo su se stesso. Il processo non riflette, non genera soltanto un'operazione, ma riflette anche globalmente su se stesso. E infatti GNU, cioè diciamo in questa malattia mentale che è tipica dell'hacker della prima ora, GNU significa GNU no, is not Unix, quindi GNU è un acronimo ricorsivo, GNU non esiste, GNU è l'acronimo, invece GNU is not Unix, diciamo, è un paradosso che loro hanno giocato, anche perché sono persone che lavorano col codice, con la scrittura, cioè il codice è proprio una serie di stringhe, cose che magari nella costruzione del loop generano anche delle contraddizioni. L'obiettivo primario evidentemente per loro non era semplicemente fare un software, ma generare questo genere di contraddizioni. Quindi, che cosa garantisce la GNU General Public License? La libertà di distribuire copie del software e cambiarlo se ne avete voglia. Che la possibilità di ricevere il codice e di receive source code. Dove, scusami? Charge, sì, scusami, charge, assolutamente. Free is for free speech and not for free beer. Questa è una delle massime della Free Software Foundation, dove free sta per libertà, non per gratis. Non è gratuito necessariamente se alcuni software sotto la General Public License hanno la possibilità di ricevere dei contributi, magari insomma, ecco. Quindi non è il concetto di free software non è legato tanto alla gratuità, assolutamente, diciamo, questo è uno shift che facciamo più noi nella traduzione, che pensiamo, il free software è quella roba che scarico e non pago, mentre invece Windows me lo devo pagare. No, a parte che non è detto, perché Windows ormai praticamente è incorporato all'hardware, quindi non sei chiamato a scegliere se puoi o no avercelo, tendenzialmente. È fatta eccezione per alcune case di produzione dell'hardware che avevano dato questa opzione. Però anche lì, molto dopo, cioè sono passate diverse litrate di acqua sotto quel ponte. Sempre questioni di guerra psicologica. Sì, i monopoli sono proprio dei poteri enormi. Quindi di distribuire le copie e anche farle pagare, di ricevere il codice e poterlo modificare. That you can change the software and use pieces, cioè quindi si possono usare anche solo pezzi di quel software, copiare in parte, modificare, è molto aperto sulla modifica. E soprattutto ultima è che tu sappia che stai facendo questa cosa qui. Quindi c'è un intento nella costruzione della licenza proprio di consapevolezza. Nel momento in cui io chiedo ad un utilizzatore finale di utilizzare il mio software, deve anche sapere che potrebbe farlo. Cioè c'è un intento proprio pedagogico, se vogliamo. Su questa falsariga è stata costruita la licenza per creativi. C'è qualche domanda su questo? Perché molte. Ok, va bene. Su questa falsariga è stata ripensata anche la licenza dei Creative Commons, che sono invece legati più che alla produzione del software, alla costruzione di opere d'ingegno, in quella appunto divergenza che facevo già notare prima, laddove il software è una scrittura operativa, cioè qualcosa che deve funzionare, cioè se io gli dico copia, deve copiare, e quindi mentre invece l'opera d'arte può dire copia
cioè io mi deve chiedere di scrivere copia e non copia, e questo è molto significativo, no? Potrebbe far scattare in me diverse riflessioni. Quindi le Creative Commons prendono in prestito, diciamo, la riflessione su quelli che erano i diritti rilevati dal Digital Rights Movement, che sono prevalentemente quella dell'apertura del codice, della messa in discussione della distinzione fra autore e utilizzatore finale. E quindi utilizzano questi quattro simbolini, che sono praticamente i diritti inalienabili, che comunque sono sanciti dal diritto d'autore. Si tratta di licenze, infatti, sono assolutamente legali le Creative Commons. Poi vi farò vedere tutto quello che è che va nella direzione dell'illegalità. Diciamo, nel terreno della produzione culturale tutelata dal diritto d'autore, è possibile, se io sono detentrice di certi diritti, di poterli rilasciare, proprio perché ritengo che sia utile e necessario pensare diversamente oggi, in questa epoca, la produzione culturale, la produzione devo zoomare un attimo, scusate, perché qui è un po' piccolino. Sì, allora intanto qui c'è anche il link creativecommons.org. Quattro sono i diritti con cui io posso customizzare la mia licenza: by, attribution, la paternità dell'opera, che è inalienabile, come si diceva prima. Non è possibile rinunciare alla paternità dell'opera. Infatti tutte le licenze Creative Commons hanno il simbolino by, che è obbligatorio, cioè sarà sempre attribuito a te quello che hai fatto. Non commercial, la parte del free as free beer. È possibile decidere se la propria opera è commerciale, cioè è possibile licenziarla a terzi ad un uso commerciale, oppure detenere, cioè vietare che altri la usino a fini commerciali, e quindi essere interpellati ogni volta che l'uso commerciale viene chiamato in causa. No derivative. Il simbolino, questo qui, dell'uguale, che consente di tutelare l'opera nella sua integrità. E in questo caso entriamo nel terreno del codice aperto, cioè di quello che era rilevato dalla Free Software Foundation come il codice aperto. Posso decidere che l'opera non sia modificabile, oppure che sia modificata da terzi, quindi del mio video con interviste. Magari qualcun altro potrebbe eliminare completamente le interviste e prendere solo le parti più descrittive, oppure no, insomma, ovviamente sempre sì e no. E poi share alike, ovvero imporre a terzi che quella licenza continui ad essere diffusa. Cioè, se qualcuno ha utilizzato un pezzo di un'opera rilasciata con una licenza aperta Creative Commons, anche l'utilizzatore finale dovrà utilizzare quella licenza, di modo che non sia lui poi a chiudere il percorso, che era anche una delle, delle intenzioni del free software. Quindi io ho portato un attimo tutte le combinazioni, però su questo andrei un po' più velocemente, perché chiaramente questi quattro moduli, chiamiamoli così, sono customizzabili. Ne posso prendere due, ho deciso che lo lascio aperto completamente. Salterei un attimo da queste qui. Ah no, ho sbagliato. Perché le ho portate tutte, però andrei un attimo più veloce su questo, perché vorrei farvi vedere invece poi degli esempi concreti di come sono state utilizzate e applicate poi queste opere, e farvi vedere anche questa parte, che è una parte un po' più nuova delle licenze Creative Commons, che hanno pensato al discorso sul public domain, sul bene comune. Infatti c'è questa licenza CC0, che è praticamente la licenza del public domain, che penso potrebbe essere ad esempio molto interessante nel caso di una costruzione di un audiovisivo, di un archivio amatoriale, perché
nell'archivio amatoriale abbiamo dei filmati che non sono percepiti da chi li ha prodotti come dei filmati autoriali, tendenzialmente. Se raccolti da un'istituzione che se ne fa garante della corretta diffusione e della anche come dire, della tutela, della messa in condivisione, potrebbe essere particolarmente accettabile da parte di chi ha il video del battesimo del nonno in pellicola, decidere che questo filmato possa diventare di pubblico dominio ai fini magari di un bene comune, cioè ricostruire magari una memoria storica di un certo territorio. Quindi il public domain non è possibile al momento in termini legali definire, cioè nessun autore può dire vabbè questo adesso diventa public domain, è un po' una sfida di Creative Commons questa licenza qui, perché diciamo il pubblico dominio entra in vigore nello scadere dei 70 anni, cioè ci sono alcune opere che entrano nel dominio pubblico ad una certa data. Potrebbero esserci appunto invece alcuni detentori del diritto di paternità di un certo girato, potrebbero avere un interesse nell'alimentare invece una dimensione di bene comune, e quindi però in quel caso penso dovrebbe esserci di mezzo un'istituzione che se ne fa carico proprio per la diffusione, cioè come dire, dovrebbe avere l'autorevolezza sufficiente per garantirne una corretta penso All Movies un po' non utilizza scusatemi Open Contents, però penso che potrebbe essere una leva sufficiente, come dire, l'autorevolezza di Home Movies per fare in modo che la gente che comunque già spontaneamente ha rilasciato i propri diritti d'opera all'istituzione a ragionare in termini invece anche di bene comune. Diciamo, questo potrebbe essere una sfida. L'opera di ingegno. Sì, possono anche rinnovarlo. E sì, perché sono queste domande che poi fanno abbastanza. Allora, ho portato qui tre casi di studio di archivi audiovisivi indipendenti che nascono all'interno dei movimenti per i diritti digitali. Oh, lì c'è un errore. Con l'intento di sperimentare forme di condivisione dei saperi. La meravigliosa esperienza della pirateria peer-to-peer. Peer-to-peer sarebbe da pari a pari, la traduzione in italiano sarebbe da pari a pari, che va a riprendere quello che è l'osservazione che gli stessi hacker avevano fatto sui protocolli che utilizzano per condividere i file, cioè la rete internet non è nient'altro che un insieme di nodi che sono accessibili l'uno all'altro, quindi sono dei nodi pari, cioè dei nodi che hanno lo stesso peso, che in realtà, vabbè, anche questo potrebbe essere messo in discussione, nel senso che negli anni l'autorevolezza si costruisce anche in rete, ci sono dei nodi che pesano di più di altri, ma non su un piano tecnico e di possibilità di accesso. Diciamo, quello è sempre l'esperienza e l'umanità che sta anche dietro un protocollo peer-to-peer che consente... In termini positivi sto dicendo quello che tu hai detto alla fine, come purtroppo siamo esseri umani e quindi sbagliamo, invece nel mio caso diventa il meraviglioso errore della rete che genera invece delle contraddizioni positive, e secondo me comunque non dobbiamo mai abdicare a questa cosa qui, cioè l'errore va valorizzato. Sì, mi prendo. va bene alla fine con parole diverse diciamo la stessa cosa. Sì, no, ma infatti. Allora, uno dei primi esempi, cioè il primo esempio che vi porto è New Global Vision, che è un archivio digitale che tra l'altro nasce in Italia, di cui ho fatto parte, quindi proprio in maniera assolutamente autoreferenziale vi parlo dalla mia esperienza, d'altronde penso che sia anche onesto farlo. Ci sono delle cose che sono sfasate, non erano così storte, comunque vabbè, fa niente, è anche più carino.
Quindi New Global Vision nasce come progetto all'interno dell'ACM Meeting italiano di Bologna del 2002, vediamo se me lo zoom, ma sì, ok. Aveva come intento, allora leggo un attimo, aggregando le esperienze del mediativismo italiano, dalle esperienze delle street TV, quindi si parla di 2002. C'erano già nel movimento italiano varie soggettività disperse sul territorio italiano che lavoravano nella direzione dei diritti digitali. Le street TV, televisioni pirata, gente che costruiva ripetitori che potevano mandare la puntata di Beautiful, ma la partita dei mondiali di calcio, che faceva molti accessi, molto interesse, la partita dei mondiali di calcio nel mio quartiere, potevo piratare quella partita e rinviarla, quindi anche lì infringement, cioè una chiusura ad un accesso. Questi soggetti decidono, quindi del tutto illegalmente, anche perché è illegalissimo per esempio produrre un ripetitore televisivo o radiofonico, insomma ce n'erano street TV, street radio, la cosa molto interessante, vabbè, fra questi per esempio molto famosi, non so se li conoscete, Candida TV di Roma, una delle street TV più grosse, più numerose. Altro nodo del mediativismo italiano, cioè di quelli che lavoravano con i media in maniera attiva, cioè volevano assolutamente decostruire i media di produzione di massa, la costruzione del portale italiano di Indie Media. Anche lì gruppi di hacker che hanno costruito uno dei nodi globali di questo sito di informazione indipendente, che era gestito non solo attraverso software che consentivano l'open publishing, questa cosa meravigliosa dove praticamente chiunque poteva commentare i post, cioè era assolutamente aperto, e una delle innovazioni all'epoca fu proprio il fatto che non c'era questa unidirezionalità nell'accesso alle informazioni, ma le informazioni venivano prodotte direttamente dalla strada durante la manifestazione. Fu centrale per esempio nel G8 di Genova, ci fu la costruzione, quindi c'era sia una parte software e di gestione, manutenzione della piattaforma, nonché complessissimo process, come si fa la feature centrale, come si fa, cioè un'organizzazione umana anche molto complessa, gestita attraverso mailing list, conoscenze dirette eccetera, nonché una esperienza diretta poi sul campo con dei veri e propri media center, tipo il media center del G8 di Genova. Non è un caso che NG Vision nasca nel 2002 nell'ACM Meeting, cioè il meeting degli hacker italiani del 2002, cioè a meno di un anno dal G8 di Genova, evento particolarmente cruciale, penso che ne abbia parlato anche Marco Bertozzi, perché era tema delle sue osservazioni sulla produzione documentaria, di una documentazione collettiva involontaria per certi versi, che comunque era forse il caso di archiviare, di tenere insieme. E quindi attraverso questo meeting prodotto da NG Vision nacque un vero e proprio gruppo di persone che in tutta Italia cominciarono a raccogliere dei materiali filmati, tendenzialmente non tanto footage quanto opere editate. Il primo lavoro di NG Vision fu una sorta di newsreel, quindi una raccolta di video che erano stati prodotti dai vari collettivi che poi facevano parte del gruppo NG Vision. C'è ancora il sito che ho qui, vi faccio vedere, NG Vision. NG Vision adesso non è più attivo. Anche se un altro gruppo, anche lì il fork, è parte integrante dell'attività dei media attivisti, di chi si occupa di digital rights, non necessariamente queste esperienze avranno vita per sempre, anzi assolutamente no, perché sono persone che tendenzialmente lo fanno a tempo perso, lo fanno per una motivazione pratica, concreta, legata alla propria motivazione ideologica, eccetera.
si parla di 2002, la maggior parte delle persone stanno facendo comunque altro, e quindi in realtà è nato un gruppetto di giovani hacker che ha deciso di prendere completamente l'archivio di ngVision e di immetterlo in una nuova piattaforma, si chiama Archiwi ed è basato invece su una modalità wiki di partecipazione, quindi ognuno può costruire le proprie schede, uploadare il materiale, diciamo ancora in fase di costruzione questo nuovo progetto, però tutto l'archivio al momento non è più accessibile. All'epoca come si faceva a postare il proprio filmato su ngVision? Bastava inviare una mail dicendo io manderò questo tal video a questo autore, che in genere era o un nick incomprensibile oppure un collettivo, oppure cioè non era mai un unico autore. Mandava una descrizione e poi doveva fare un upload via FTP, quindi un altro protocollo di quelli di base in rete. Non esisteva YouTube all'epoca, cioè non c'era nulla che potesse mandare video in rete, quindi era estremamente lento l'upload, i codec erano pessimi, tutto pixelato, cioè delle robe meravigliose. Comunque diciamo prima o poi ritornerà anche l'estetica del pixel e quindi diventeremo famosi e chiederemo il diritto al riconoscimento. No. Allora, qui per esempio potete vedere gli ultimi video che sono stati uploadati. 25 aprile Antifa Report, Dinamo 633 Kurdistan, interferenze urbane, discarica barili, eccetera, eccetera. Chiaramente si tratta di un archivio militante. Ok, non diverso da quello che potrebbe essere il contenuto dell'AMOD, per esempio. Sostanzialmente era quello, sì. Però, come dire, l'AMOD ha una modalità che è assolutamente più legata anche ad un process, come dire, non era così aperto. Poter postare il proprio video, cioè non era un passaggio così semplice poter inserire il proprio video all'interno dell'AMOD, mentre invece in questo caso era assolutamente aperto il codice, quindi rientrano in questo archivio anche dei video che sono veramente amatoriali, non sono stati discussi dal Comintern più di tanto, non sono stati vagliati. In questo si potrebbe obiettare che si tratti di un archivio effettivamente, perché non c'è un'edizione, però lì rientra diciamo un'accezione ampia di archivio. Gli unici tre paletti che c'erano erano gli stessi paletti di Indymedia, cioè no sessismo, no razzismo e antifascismo, quindi erano questi tre i paletti di base. Tutto questo in questo caso era rilasciato sotto Creative Commons e ognuno poteva decidere quale delle licenze utilizzare. Quindi non era possibile avere il copyright, in realtà era del tutto escluso, questo era anche un altro vincolo. Ma diciamo, l'obiettivo primario era proprio quello di rendere visibili i propri contenuti, la propria attività politica, insomma, l'intento era la diffusione massima in assoluto. Anche se, diciamo, nel caso degli archivi, ecco, enuncio una delle problematicità, però, per esempio, che ha reso possibile, perché l'archivio di ngVision, allora, ngVision nacque a Bologna c'era un media center abbastanza importante, che era quello che aveva archiviato gran parte delle cassette che erano state registrate durante il G8 dai manifestanti. Ci fu una perquisizione per cui quelle cassette furono sequestrate e furono utilizzate nel processo ai 25 manifestanti del G8. Quindi quello è stato un momento di grossa contraddizione, per esempio, perché nel momento in cui detenevamo qualcosa che aveva un peso enorme, a un certo punto quel peso ci si è ritorto contro.
e lì non c'è diritto all'immagine che tenga, drammaticamente. E anche qui, cioè, come dire, anche per me questa è una domanda, nel senso, sì, ho diritto all'immagine, però poi in certi casi forse no, non è vero che è un diritto così inalienabile. Eh sì, sì, sono dei mondi in collisione. Eh sì, lo so. No, in realtà poi quella cosa lì è stata, da Indie Media è stata chiaramente comunicata immediatamente, il sequestro è stata una cosa gravissima che avvenne immediatamente dopo il G8. Sì, probabilmente quelle lì doveva tenere un avvocato, insomma, comunque non dovevano essere sicuramente in un centro, all'interno di un centro sociale che comunque era già problematica la posizione, come? Sì, ma non è, cioè, chiaramente non si era preparati a livello di scontro, sicuramente. E che cosa fece Indie Media? Costruì tutta una campagna poi di autodenuncia. Comunque il discorso sulla privacy è sempre stato uno dei discorsi centrali di chi si occupa di mediattivismo e di diritti digitali, cioè la rete consentiva l'anonimato, correttamente, nel senso uno degli elementi fondamentali per fare in modo che la rete continui ad essere orizzontale e che le comunicazioni possano correre libere e non essere intercettate. Questa dimensione, diciamo, di tutela non può che avvenire dal basso, e si può anche sbagliare, cioè non siamo invincibili, anzi stiamo perdendo su tutta la linea, direi, su questo punto della privacy. Quindi l'unica cosa possibile da fare è, come dire, fare ancora tantissimo lavoro, sono diritti da riconquistare rispetto al proprio diritto alla privacy, al proprio diritto di tutela su delle informazioni. Quindi comunque in quel caso Indie Media fondò un supporto legale ai legali che già seguivano i 25 manifestanti per visionare tutti i materiali, e quindi fu costruito anche lì, devo dire, un archivio straordinario, diciamo, di documentazione di tutti questi materiali che erano diventati parte dell'accusa, per identificare in quegli stessi materiali tutte le situazioni di violenza che ci furono. Insomma, in quel materiale c'erano magari le immagini dei manifestanti che staccavano le mattonelle dal muro, però c'erano anche tante immagini di violenza, quindi insomma lì diventava anche problematico tenerle per loro. Dopo questa triste vicenda, invece vi racconto Oil of the 21st Century, qualche anno dopo. Questo è veramente poco conosciuto. Beh, anche in G-Vision, nonostante noi siamo in Italia, in realtà non è particolarmente conosciuto, sia perché al momento non c'è più. Devo dire, comunque in G-Vision, per esempio, aveva vinto un premio ad Ars Electronica, insomma, non si trattava proprio di sprovveduti. In realtà queste persone poi alla fine rientrano in... delle cose che sono estremamente più grosse. Anche banalmente il processo ai manifestanti di Genova fa immediatamente vedere come quel ragazzino che cambiava il codice del DVD in realtà poi si sta inserendo in dei processi che sono estremamente più ampi, anche perché sono su scala globale a volte. Oil of the 21st Century è invece una conferenza, un convegno, anche questo in pompa magna, che si tiene a Berlino, promosso dal Pirate Cinema di Berlino. Il Pirate Cinema era un gruppo di pirati informatici, per intenderci c'erano di mezzo persone delle più note piattaforme di condivisione dei file, che erano Pirate Bay, Mininova, diversi, che non sono nient'altro che dei server gestiti da due o tre persone che consentono
lo scambio di file tramite protocollo BitTorrent. BitTorrent, a differenza di quello che veniva utilizzato da InVision, che era un protocollo FTP, l'FTP implica questa sostanziale differenza. Qui nota tecnica, fermatevi se vi annoio. L'FTP implicava che l'utente finale inviasse ad un server che aveva una precisa collocazione il proprio file e poi veniva storato, archiviato all'interno di questo. Il peer-to-peer non funziona così, il peer-to-peer BitTorrent non funziona così. L'utente ha sul suo hard disk il file, invia semplicemente una stringa di codice per dire il file è qui, su questo computer, con questo indirizzo IP, con questo MAC address, cioè l'indirizzo fisico del proprio computer. E quindi se qualcuno lo vuole deve fare questo giro e arrivare a me. Quindi sostanzialmente la differenza che c'è fra la connessione FTP che portava un file da A a B e lo archiviava in B, in questo caso è veramente una connessione da pari a pari, non c'è un archivio che contenga tutti i file, c'è solo un archivio che contiene i metadati per fare in modo che sia possibile raggiungere il file dall'hard disk del pirata di turno. Si tratta di pirati qui, Allora, è chiaro per tutti questa differenza? È sostanziale, fu sostanziale anche sul piano legale, perché diverse volte si è provato a far causa a Pirate Bay, in realtà alla fine ci sono riusciti, il fatto che Pirate Bay non avesse mai su di sé un archivio archiviato, accumulato, una quantità di file, di materiale di cui non deteneva i diritti, ha fatto per lungo tempo in modo che questa questione fosse risolta, irrisolta. Però si è stato condannato sia in Svezia che in Italia. Alla fine sì, è stato una. Infatti loro poi hanno deciso: va bene, basta, non esiste più, ed è guerra. Cioè, sono state condannate delle persone fisiche. Però io infatti quando parlo nel 2007 ancora non era così. Sono stati condannati nel 2009, se non ricordo male, poco dopo. Sì, è guerra. Loro hanno venduto, hanno detto: vabbè, non sono io qui per la causa. Sono un pirata, mi interessa ragionare su alcune questioni, però la mia vita va anche tutelata. Quindi hanno venduto Pirate Bay, che adesso è tranquillamente accessibile, cioè continua ad essere accessibile, però ha una dichiarazione di intenti completamente diversa, che è assolutamente commerciale, mentre prima non lo era. C'è stato un po' questo discrimine. Allora, che cosa fecero durante il convegno Oil of the 21st Century? Che anche qui mi preme sottolinearlo, invece è stato, così come nel caso di InVision è stato premiato ad Ars Electronica, Oil of the 21st Century fu finanziato dal governo centrale tedesco. Quindi ogni tanto nelle istituzioni c'è anche qualcuno che riconosce probabilmente qualche ingegno a questo tipo di processi, che seppure muovendosi assolutamente in terreni che non sono compresi, diciamo, dal diritto, però probabilmente stanno rilevando anche delle forme di innovazione sociale. Allora, loro lanciarono una memorabile sfida al mondo delle major, prendendo in prestito una frase del magnate del petrolio texano Getty, fondatore di Getty Images, che appunto definisce la proprietà intellettuale l'olio del XXI secolo. Questo qui era il texano più squallido di turno, che vive sul potere, diciamo, del petrolio, decide di cambiare core business e di lanciarsi nel mondo del diritto d'autore, perché il XXI secolo sarà tutto si giocherà sul diritto d'autore. Interessante, no? E questi pirati informatici decisero che era il momento di sferrare l'attacco.
Quindi chiamarono a corte un gruppo di svariate persone, un po' provenienti da tutta Europa, e mostrarono la loro creazione, 0xDB, che è un archivio, avevano costruito un archivio, poi ve lo faccio vedere, meraviglioso, che consentiva e consente tuttora di effettuare delle ricerche sui contenuti non solo audiovisivi, come funziona per esempio YouTube. Cerco un certo titolo, un determinato autore e mi viene fuori la lista dei film che ho richiesto, insomma dei contenuti che ho richiesto. In questo caso la ricerca era possibile farla sotto diverse chiavi di lettura, fra cui anche, per esempio, tutte le parole che vengono pronunciate all'interno dei film. Potevo cercare tutti i film in cui si è detto amore, la parola amore, e questo perché fra i metadati erano stati inseriti non soltanto quelli che i metadati di qualsiasi archivio presente veramente su scala globale. Non c'è nessun archivio più potente del 0xDB a livello audiovisivo, proprio di lettura dell'immagine, perché sfrutta quella che era la stessa comunità dei pirati informatici che produceva per esempio i sottotitoli. La maggior parte dei film circolano in tutto il mondo, quindi hanno bisogno di essere sottotitolati, e sulle reti peer-to-peer c'è la possibilità di uploadare anche i sottotitoli legati ad un determinato file. Quindi in realtà la cosa straordinaria che i ragazzi del Pirate Cinema avevano ravvisato e stavano ravvisando in quel momento diverse altre persone, fra cui Benkler, che è l'autore, uno dei teorici dei Digital Right Movements, che ha scritto questo testo, diciamo fa parte della bibliografia delle mie slide, la ricchezza della rete, ravvisavano una nuova modalità di produzione di contenuti. La rete, proprio in virtù di questa apertura, in virtù di questa anche appartenenza, cioè diciamo c'era questo hype di essere un po' nell'illegalità, rendeva la partecipazione da un lato accattivante, questo accesso sterminato a dei contenuti anche di difficile reperibilità, costruiva anche una leva sufficiente per una tale gratitudine per cui magari la stessa comunità stava producendo a sua volta dei contenuti e produceva nella fattispecie dei sottotitoli in diverse lingue. E tutte queste lingue sono ricercabili, adesso vi faccio vedere, quindi Oil of the 21st Century, era il oil21.org, qui è possibile arrivare, vabbè ci sono, beh, bellissimo il claim, l'invito alla conferenza, Perspectives on Intellectual Property, insomma vabbè. Ve lo lascio leggere poi a casa, andiamo un po' più velocemente, però ha sempre quell'impeto e quella determinazione nel voler cambiare il mondo. Ah, ok, perfetto, ottimo. Quindi vabbè, proviamo a cercare The Board. Sì, perché chiaramente, non so se adesso riesco ad accedere velocemente, che sono con il wireless. Sono accessibili film, probabilmente ci sono anche i blockbuster, però la maggior parte, è straordinario anche questo, la maggior parte dei contenuti non sono necessariamente dei filmacci, ci sono delle cose che sono di difficile reperibilità. È molto più facile trovare qualcosa sul peer-to-peer che trovarlo nel cinema sotto casa. E questa accessibilità in realtà non va criminalizzata. Dovremmo tutti quanti, è veramente un discorso di scarsità, di gestione della scarsità, di gestione della ricchezza, così come si parla di crisi. Cioè dobbiamo cambiare paradigma e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Guy Debord. 7 film. Tra l'altro, vabbè, i situazionisti furono i primi ad utilizzare, cioè non è un caso che siano lì, furono i primi a rilasciare le loro opere sotto public domain, quindi non c'erano degli autori, sono di pubblico dominio, sono quelli che possono essere mandati in play. Allora abbiamo qui il player,
avete qui la stringa, tra l'altro il software è particolarmente bello perché questa cosa non era fattibile prima, adesso si vede, no? Ogni tanto su YouTube questa cosa che vedi la stringa di tutte, diciamo una sorta di timeline che visualizza più o meno le scene, tu potresti quasi riconoscere vagamente una certa zona del film visivamente. Questo è molto importante perché significa che è possibile fare anche una ricerca sulle immagini. Al momento non è possibile farlo. Va bene, adesso insomma non riesco ad andare sull'archivio, però provate a guardarlo voi da casa, tanto il link è quello lì, andate su oil21.org e quindi sarà prima o poi possibile, ok, pian pianino riesco ad andare, sarà prima o poi possibile inserire magari un'immagine, un frame di un film, metterlo su Google e fare una ricerca e accedere al film. Questa è una roba su cui si sta lavorando al momento, sia a livello tecnico sia a livello più di elaborazione. Ops. Pirate. No, allora, questo qui l'ho preso perché siamo in un contesto istituzionale ed è public domain. Siamo streamati, no? No, pirati, assolutamente tutto pirata, 100%. Con grande orgoglio, cioè va detto con grande orgoglio, queste qui, sì, tu lo puoi trovare in rete. Vabbè, in realtà tu qui lo visualizzi anche, cioè attraverso il database. Vabbè, è una domanda che in realtà non ha, cioè non è un altro paradigma. Tu devi accedere, puoi accedervi, puoi modificare, puoi inserire dei sottotitoli, puoi fare una serie di cose. Non è tanto importante avercelo, perché tanto lo puoi vedere qui in Play, te lo vedi, è aperto, è di tutti. No, ah, ok, infatti ho portato lo step successivo. Allora, su questo no, non è possibile. Cioè, in realtà, allora, sullo 0xDB erano state inserite anche dei girati e su quelli lì sono accessibili a qualità piena e sono assolutamente modificabili. Questi girati sono delle interviste ai massimi esperti, diciamo, di peer-to-peer, digital rights, anche perché il gruppo del Pirate Cinema di Berlino, insieme ad altri pirati, insomma, svedesi, inglesi, eccetera, hanno prodotto due film molto interessanti proprio sul fenomeno della pirateria, della produzione peer-to-peer, della peer production, che si chiamano Steal This Film, film che sono assolutamente scaricabili dalla rete, pubblici, senza, cioè è possibile modificarli e tutto quanto, tanto che loro misero anche le interviste nella loro totalità a disposizione per eventuali ulteriori utilizzi. Quindi ci sono dei girati che sono modificabili, diciamo questi qui al momento no, i film normali, diciamo non è stato pensato più di tanto per quello, lo 0xDB, anche perché la qualità non è necessariamente altissima dei filmati, diciamo delle opere pirate, mentre invece il girato che loro avevano fornito era full HD e tu puoi scaricarlo, ti puoi rifare il film sui digital rights con il loro... Come lì cosa viene archiviato? Il footage, sì. Sì, sì. Cioè, l'originale? Sì, il girato. Tutto il girato. Cioè, sì, tutto il girato di Lawrence Liang, che è stato intervistato per Steal This Film 2, c'è, e quindi quell'intervista è di pubblico, cioè di pubblica utilità per terzi. Da quel progetto, cioè dal progetto della allora questi qui erano contemporaneamente, diciamo, sia degli ideologi dell'open content sia degli hacker effettivamente. Cioè, l'archivio è stato, tutta la piattaforma, l'infrastruttura è stata costruita direttamente da loro e si fonda sempre sul peer-to-peer, cioè sul protocollo BitTorrent. Da quell'esperienza lì alcuni di loro si muovono, si muovono in India, perché ci sono dei paesi che stanno lavorando e che sono avanti anni luce rispetto a noi, diciamolo. Sì,
si muovono in India e insieme a un centro di ricerca che si chiamava Sarai, l'istituto legale di Bangalore molto famoso, a Bombay decidero, molto famoso diciamo sempre sulle questioni della, della condivisione dei file, della condivisione dei saperi, costruiscono questo altro progetto che si chiama Padma, che è fondato esattamente sullo stesso DB database. Adesso proviamo, vabbè, facciamo così una ricerca generica. Ok, vedete, la struttura è abbastanza simile. Adesso proviamo per esempio a cliccare su questo qui. La cosa meravigliosa di questo è che praticamente ci rende accessibili dei filmati che non lo sarebbero mai stati, perché si sta parlando di filmati che provengono da parti del mondo che non avrebbero mai avuto accesso, come dire, in uno scacchiere globale. Vabbè, adesso magari ce ne hanno di più di noi, però all'epoca non avrebbero mai avuto accesso ad una certa visibilità. L'India sta investendo, adesso qui c'è anche l'audio, questi sono video amatoriali in pellicola che sono stati digitalizzati con la stessa struttura. Ci sono trascrizioni possibili, descrizioni, parole chiave, eventi, cose che gli utilizzatori dell'archivio possono modificare, semplicemente facendo login possono intervenire. E sostanzialmente che cosa succede? L'India sta investendo sul suo patrimonio digitale, storico, anche su girati amatoriali, girati, cioè ci sono cose veramente vecchissime, meravigliose, meravigliose per chi fa studi coloniali, per chi fa studio sull'immagine, ci sono... In qualche modo loro stanno lavorando sull'accessibilità della loro storia, a rendere visibile e accessibile la loro storia in una forma aperta. E la cosa straordinaria è che sempre grazie all'intervento di questi soggetti, così pericolosi, loro hanno sviluppato una vera e propria licenza ad hoc per l'archivio che si chiama Padma General Public License, quindi richiamando assolutamente il discorso della GNU Foundation, della Free Software Foundation di Stallman, dove danno delle indicazioni su come è possibile utilizzare i loro filmati. Ho preso solo la parte relativa alle opere filmiche, perché ci sono anche dei testi che sono stati archiviati, delle immagini. Ho pensato, insomma, è molto lunga la licenza, potete anche in quel caso andare a vederla sul sito direttamente. La parte delle opere filmiche rende modificabile e utilizzabile, cioè chiunque può aggiungere dati, modificare il database, e quello è completamente aperto. Sulle opere filmiche è possibile scaricare una versione a bassa qualità dell'opera filmica, si tratta di pellicola, quindi ho un quarto di frame, comunque una qualità abbastanza buona per la modifica. Quindi è possibile inserire nel proprio filmato questo tipo di girato, purché il filmato finale, che io genero con la mia opera d'ingegno, venga rilasciato a sua volta in quella formula, su quella grandezza, cioè su quella grandezza del quadro che io ho fornito, cioè quel frame, quella grandezza del frame è lo standard che dovrà continuare a circolare. Non è possibile sul quarto di frame stabilire una licenza chiusa, quindi l'autore può avere una licenza chiusa e sfruttabile commercialmente sul piano del full frame, ma dovrà rilasciare una copia libera, dovrà rilasciarla dentro Padma o in un altro archivio aperto, e nel caso Padma potrebbe decidere, proprio perché è aperta, di inserirla nel proprio archivio. Quindi diciamo, questo è la modalità che loro hanno elaborato per consentire, chiaramente sulla produzione cinematografica ci sono in ballo anche spesso delle questioni commerciali non indifferenti, la produzione è comunque costosa, anche se c'è un abbattimento dei costi di produzione dato da 3.000 fattori, però ha un costo e loro suppongono comunque di... incoraggiare in qualche modo l'uso di questi materiali, quindi come istituzione Padma non ha interessi commerciali su queste opere quanto culturali, proprio di propaganda, cioè stanno conquistando il mondo, è lì tutto. Comunque
Che ore sono? È l'una. Allora, volevo andare alle mie conclusioni che ho fatto qui. Quindi ho scelto questi tre esempi, fra molti altri ci sono diversi altri archivi che hanno digitali in rete che hanno utilizzato delle modalità di accesso al, ai propri contenuti. Mi viene in mente archive.org, Ubu, ce ne sono tanti, adesso una quantità sterminata, anche perché diciamo tutto questo avviene prima del boom del web 2.0, questa iperproduttività della rete che è stata quasi sussunta ai fini poi di un neoliberismo sfrenato, cioè quasi ormai non c'è biscotto che non sia stato disegnato, il biscotto del mulino bianco che venga disegnato dal bambino esprimendo il suo desiderio e poi glielo portano a casa. Ormai diciamo siamo su questa ridefinizione della produzione anche materiale diffusa, dove user generated contents, in un gergo molto caro al marketing, è diventato sostanziale. Così difficile ormai convincere una persona a comprare i propri biscotti che piuttosto te li faccio della forma che vuoi. E quindi in realtà in quel caso la discussione su l'accesso, l'apertura, la libertà sono ormai completamente saltati, quindi io sono andata a pescare degli esempi che sono un po' ante litteram rispetto a quella che era la collaborazione in rete oggi, perché la ritengo assolutamente problematica. Invece il discorso appunto di Facebook, anche Facebook produce tanti, gli utenti di Facebook producono migliaia di dati al secondo, non si stanno però rendendo conto di quello che stanno producendo, cioè non hanno nessuna consapevolezza quello che potrebbe avvenire attraverso quei dati, di chi li sta sfruttando realmente, di come vengono ridistribuiti, e probabilmente anche i contenuti non sono così interessanti anche, quindi. E secondo me invece questi qui hanno come interesse proprio questo cambio di paradigma dal concetto di scarsità al concetto di ricchezza delle reti e della costruzione di nodi solidali, cioè della parità e dell'orizzontalità dei soggetti chiamati in causa. Per cui concludo, questa è la bibliografia essenziale che lascerei lì, però volevo concludere con una frase che mi sta molto a cuore di Primo Moroni: socializzare saperi senza fondare poteri, è una linea guida, non ci consente di non sbagliare ma ci consente un'osservazione. Fine. Sì, aiuto. Sì, il copyright è nato quando hanno inventato la stampa. Prima c'erano gli amanuensi, si è scoperto che c'era un'industria sotto e quindi si è scoperto che si poteva avere un guadagno, quindi è nato il diritto d'autore. Il copyright è sempre stata una battaglia tra gli autori e i commercianti. È per questo che io sostengo che il copyright ci deve essere, perché il copyright tutela l'autoralità, tutela l'intelletto umano. Tu prima giustamente hai criticato gli operatori che stanno in mezzo, le major, ma le major non sono niente, non hanno niente a che fare col diritto d'autore, loro hanno diritti d'autore secondari, connessi, i connessi, e gli vengono ceduti dagli autori. Cioè non c'è artista che abbia un contratto di edizione musicale che non cede i suoi diritti. E quindi sta proprio lì, il problema sono gli intermediari che stanno in mezzo, venga le nuove tecnologie che eliminano i distributori, quante band adesso si autodistribuiscono attraverso i canali diretti del digitale. Poi tu dicevi il tutto rientra nell'ambito però della libertà contrattuale, io sostengo il copyright
però tutto questo non deve essere negato di fronte alla libertà contrattuale. Se io te lo voglio cedere, se io ci voglio rinunciare, se io credo nella tua filosofia, perché non devo farlo? Lo faccio. Ed è una mia scelta, ed è una mia scelta, perché credo nella diffusione. Questo si aggancia al problema del... Aspetta, perché hai detto tante cose interessantissime. Quindi tu hai detto la legge d'autore si fonda sulla scarsità. No, la legge d'autore si fonda sull'anima. Fino a quando ci sarà blues in un autore, ci sarà sempre diritto d'autore. Quindi non è scarsità, è anima più creatività. E questo va difeso fino alla fine, fino allo stremo. È una scelta quindi dell'autore, perché io scelgo di vendere l'anima al diavolo, faccio il patto con Satana, sono il dottor Faust, ma lo sto scegliendo io, lo firmo, è una mia scelta. Per cui sono d'accordo con te, fermo restando che scelgo io di vendere l'anima al diavolo. Il software è sempre stato difficile capire se software è diritto d'autore o brevetto, perché che c'è di creativo in un software? Probabilmente sì. Ma l'ordinamento italiano, nel dibattito internazionale che si è scatenato se software era brevettabile o diritto d'autore, ha scelto la seconda strada, la tutela del diritto d'autore. Un po' perché? Perché il diritto d'autore dura 70 anni, il brevetto ne dura 10. Ma alla fine, perché nel brevetto, essendoci preminente l'industrialità del prodotto, deve poi diventare di utilizzo comune l'invenzione, perché è la crescita culturale della società. Questo sarebbe stato giusto per il software, invece così l'hanno allungato a 70 anni. Il public domain, anche nelle leggi sul diritto d'autore, anche l'opera dell'ingegno poteva rientrare nella libera fruibilità, però si è scelto un periodo di tempo che è anche qui una sorta di equilibrio tra la tutela dell'autore 70 anni dopo la sua morte e quindi anche un guadagno che dal proprio intelletto lui ne può trarre, lui e i suoi eredi come successori mortis causa. 70 anni è anche per l'opera cinematografica, quindi per l'audiovisivo. 70 anni dal termine dell'ultimo coautore, che sono il regista, l'autore delle musiche, lo sceneggiatore e quant'altro. Quindi è un... 70 anni dalla morte, da quando è stato fatto? Dalla morte dell'ultimo autore. Dalla morte dell'ultimo autore. Quindi perché si fa cadere in successione un guadagno dell'attività intellettuale. E, insomma, è giusto che gli eredi di Michael Jackson e gli eredi di Albano, che sono andati in causa l'un l'altro, abbiano a guadagnare anche dopo la morte dei loro aventi causa. Quindi in sostanza abbiamo detto le stesse cose, con la stessa, io solo ho messo che, essendo un democratico totale, la libertà poi di scelta se esercitare il mio diritto o rinunciarlo spetta a me. Certo, le case editrici ti impongono quei contratti, è per questo che poi, tutto sommato, serviamo noi per sminuire il potere dei potenti. Allora, ci sono diverse band che, soprattutto diciamo negli anni, fine anni 90, 2000, quando il movimento dei diritti digitali era particolarmente forte, diverse band, anche importanti, mi viene in mente i Nine Inch Nails, insomma, band da poco avevano intuito che l'utilizzo di open contents potesse avere è il discorso del blues, però si tratta di nicchie di soggetti che hanno accesso magari ad alcune informazioni e questa cosa cambia il nostro mondo fino a un certo punto. Cioè, o sono un mega radicale che si autodefinisce il pirata contro le major e così, oppure non riterrò utile accedere a quel tipo di modalità. Quindi, e in questo rientra, diciamo, il mio materialismo storico. Il ventenne, poverino, che magari diventa anche particolarmente famoso, può pensare di diventare famoso purtroppo soltanto se sarà diffuso e pubblicato da... Perché il ventenne, a differenza di me che ormai sono giurassico... Il ventenne di oggi ha accesso a delle nozioni che io a 20 anni non avevo. Quindi il ventenne non è giurassico come me. Il ventenne ha la possibilità di avere delle strade che quando suonavo io non c'erano. E quindi sa sicuramente che se si mette online avrà la possibilità di diffondersi da solo. In questo momento, per esempio, il ventenne deve usare delle piattaforme che sono particolarmente
Ma allora dobbiamo diffondere la cultura delle nuove tecnologie, perché solo così abbiamo la libertà di scelta. Quindi salvaguardiamo il diritto d'autore, diffondiamo le nuove tecnologie e diamo a questi ragazzi che vogliono, o questi ragazzi, chiunque voglia sfruttare il proprio diritto d'autore in un certo modo, la possibilità di accedere a queste piattaforme. Io quando... E quindi non stiamo vincendo, purtroppo stiamo perdendo anche su questo piano, perché tutta l'onda del web 2.0 non è nient'altro che la sussunzione di quel processo da parte di nuove major dell'intrattenimento, nuove major, cioè io la leggo comunque un po' drammatica, non sono così ottimista, anche se sono convinta che alla fine vinceremo. Ma non lo so perché vinceremo, allora io sono sempre stato un rivoluzionario, per cui dalla prima difesa della foto del Che Guevara in avanti, ma è un problema che lo trasfondi nelle nuove tecnologie e nella realtà quotidiana. D'altronde sì, chi ha il potere impedisce agli altri di poter accedere alla libertà, sì, alle major, ma infatti io l'unica cosa di cui sono contento è quando hanno chiuso Napster, ma perché l'hanno fatto chiudere Metallica, non le major. Cioè gli autori, i proprietari delle canzoni hanno fatto chiudere Napster, e io purtroppo avevo scaricato migliaia e migliaia di file da Napster, ma è stata la battaglia dell'autore, non delle major. E quindi questo ha dato fondamento alla filosofia della libertà dell'autore. Poi da lì sono nate tutte le altre situazioni. Deduco che nella mia presentazione non ha abbastanza decostruito allora la figura dell'autore. Perché effettivamente, al di là dei Metallica che sono giurassici, no, ci sono delle forme collaborative di autorialità che non sono che sono invece favorite dall'apertura dei propri contenuti. Cioè no, io sono d'accordissimo, su questo d'accordo. Io dicevo che tra tutte le battaglie che le major hanno fatto, l'unica di cui io ero abbastanza soddisfatto era il fatto che partiva dall'iniziativa comunque di un autore, non da una major. Che le nuove tecnologie eliminino le major, eliminino i distributori, cioè quelli che sono in mezzo ai canali, quelli che alla fine ci vanno a pagare i CD 21 euro, perché all'autore di questi 21 euro gli arrivano 1, 2 o 3 euro, quindi è tutta la catena produttiva che, per carità, devi pagare l'operaio, devi pagare quello che ha stampato il CD, devi pagare la situazione amministrativa della major. Ci può anche stare però bene. È anche un sistema che non è più sostenibile, no. Sostenibile anche in termini ecologici, cioè diciamo probabilmente la filiera di produzione dei DVD non è così la filiera da sostenere, cioè c'è il povero cinese che sta lì a stampare, cioè come dire, il cinese potrebbe fare qualcos'altro e lo sta facendo, quindi penso che vadano comunque rilette. In generale, allora, le licenze aperte sono delle licenze, quindi si fondano sul diritto d'autore, proprio ritornando, come dire, a quella a quel sistema di bilanciamento fra anche il produttore, cioè per me anche il produttore potrebbe avere senso, quando il produttore ha un ruolo proficuo. E è anche giusto che venga ripagato per il certo. Suo lavoro, quindi non bisogna un po' utilizzare queste esperienze per estendere la nostra visione, e quindi io invece ritengo che comunque la questione della scarsità sia un elemento centrale per riconsiderare, per spostare insomma un po' il nostro asse, il nostro sguardo, e riconsiderare questo territorio. Sì, perché comunque la dimensione dell'accesso aperto può far scaturire nuove dimensioni anche di lotta, di conflitto. Sì, salvaguardando però, cioè, io voglio dare l'accesso aperto alla mia opera, glielo do. Sì. Su questo sono d'accordo, quindi secondo me bisogna no, fare io tutelo modo. Anche quelli che lo fanno. Le nuove tecnologie sono, io dico sempre, le nuove tecnologie sono come il coltello da sushi. Non è condannabile il coltello da sushi se io lo compro e mi sgozzo mia moglie. Se però io compro coltello da sushi e vi invito tutti a cena e vi preparo un sushi, siete ben contenti del mio coltello da sushi. Quindi la nuova tecnologia è lo strumento che permette di evolvere la cultura e di distribuirla. E però io sono anche convinta, perché non sono su un piano, cioè non sto leggendo la questione solo su un piano della legalità. L'illegalità a volte porta
a estendere quelli che sono i confini che storicamente abbiamo, ci fa vedere nuove prospettive, quindi non tutto è confinato nel legale, per quanto, allora, secondo me, finché il pirata sa di compiere un gesto illegale e ne è consapevole, esattamente come l'autore è consapevole di rilasciare la cosa, quindi se il pirata che sta spostando, come dire, la riflessione è quello che è consapevole delle azioni che sta facendo, mentre chi invece sta semplicemente supponendo di avere accesso a dei diritti, appunto il tipo che mette il tag sulla foto su Facebook di Tizio, e questa roba, insomma, come dire, non si rende nemmeno conto del fatto che è una violazione della sua privacy, perché lui dovrebbe perdere del tempo a fare questa cosa qui, eccetera eccetera, lì siamo in un terreno, come dire, che non difende in nessun modo. Però esistono alcune pratiche che dalla illegalità rilevano delle situazioni interessanti. Condivido nel momento in cui parliamo di filosofia e di libertà, perché comunque ancora una volta ribadisco, l'equilibrio è il diritto di libertà di espressione, e che anche quello è fondamentale, per cui fino a quando c'è diritto di libertà di espressione, e poi in fondo di fatto stiamo combattendo su diritti patrimoniali, quindi combattiamo su soldi, su proprietà. Nel momento in cui io sostengo la cultura, posso anche non agire in giudizio per le tutele del mio diritto d'autore. Questi qui no. No, solo questi. Sì, anch'io ho preso una lunga lista di appunti, ma cercherò di essere sintetico. Qualche osservazione su Stallman che ti avrebbe sbranato se gli avessi detto che usi Unix, che è chiuso. Lui è molto pignolo sui termini e quindi ti avrebbe detto che no, tu usi GNU Linux. GNU Linux, sì, scusa, c'è ragione, anche i miei amici mi fanno stare, non è, essere un po' pop. No, ma non è un fatto, non è un fatto, diciamo, marginale nella sua visione delle cose, anzi è abbastanza centrale, perché lui si offenderebbe anche se gli si dicesse che è stato un rivoluzionario del software, perché nella sua visione il cambiamento di paradigma sul software è un cambiamento di paradigma della società. E questo non è affatto banale, perché poi ha esattamente quelle ripercussioni. E allo stesso modo, terminologicamente, io sottolineerei la differenza, anche se perdente, nel senso che poi i termini che hanno successo quelli sono, ed è inutile in qualche modo affannarsi a recuperarli, ma in ogni caso sarebbe utile stigmatizzarli, tra hacker e cracker, che non sono la stessa cosa, già che hacker, che sono dipinti invece come accezione negativa, hanno una fortissima ispirazione etica e quindi lo fanno per spostare in là un paletto che ritengono ingiusto, e utilizzando anche delle pratiche diciamo così al confine. I cracker invece hanno un punto di vista assolutamente illegale. Ripeto, è una battaglia linguistica destinata ad avere scarso successo, perché hacker ormai lo utilizziamo in ambedue i significati, però è utile secondo me che questa cosa venga marcata fortemente, anche perché il problema, tu facevi riferimento a due questioni, la nascita del free software e per esempio la decrittazione dei DVD. In ambedue i casi, dal mio punto di vista, il problema è vivere delle regole come dei soprusi. Questo è il punto. Infatti, diciamo, ciò che è illegale per me rimane illegale, ed è una questione sulla quale non voglio discutere. Invece, questioni che percepisco come sopruso possono richiedere da parte mia un'estensione delle regole, cioè la messa in discussione delle regole attuali perché comprendano questioni più ampie, integrando anche il mio punto di vista. Perché altrimenti, diciamo, sarebbe più pericoloso affrontare strade di questo tipo. Tant'è che Stallman, perché inventa queste licenze? E per inciso, anche perché c'è l'avvocato, lui ha l'idea, ma viene formalizzata da un grandissimo giurista della Stanford, Lessing, che poi scrive fisicamente la licenza. Quindi, diciamo, questo punto di vista è all'interno delle regole. Quindi
Questo è utile anche da, sì, da capire. Sì. Proprio per evitare di trovarsi scoperti poi su un versante applicativo, pratico. Da questo punto di vista, infatti, volevo chiedere all'avvocato quando è nato il diritto d'autore, poi mi ha anticipato, perché per chi è appassionato di musica classica si porrebbe per esempio il dubbio se Scarlatti o Bach avessero mai potuto inventare alcune cose di cui godiamo durante i nostri momenti relax, se avessero dovuto chiedere il permesso d'autore all'uno o all'altro. Perché questo, per esempio, infatti sul riuso mi interesserebbe moltissimo fare un approfondimento. Perché per esempio so che all'inizio il diritto d'autore limitava a 14 anni o poco più questo tempo, poi si è dilatato enormemente fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, per cui se il compositore ha 20 anni, cioè, aspetteremo, diciamo, però capisco che bisognerà poi trovare degli elementi per contemperare. Sì, direi che basta così. Ci avrei l'altra pagina, però... No, cioè, sono d'accordissimo, io veramente ho non avevo più di tanto idea di quale fosse l'audience, quindi potevo entrare in livelli di ho utilizzato l'accezione hacker secondo quella che è l'accezione che viene utilizzata dai media mainstream, cioè quando c'è l'hacker che entra intercettato è hacker. E c'è questa assolutamente fortissima differenziazione, cioè, fra l'hacker e il cracker, ad esempio nel movimento italiano, che è uno dei movimenti più importanti in Europa rispetto all'hacking, questa differenza è stata posta in maniera molto netta, e la motivazione etica dell'hacker, cioè ci sono vari testi al riguardo anche, insomma... purtroppo questa non è la vulgata, quindi io ho utilizzato semanticamente un po', anche in maniera capziosa, mi rendo conto, questo termine, proprio perché volevo produrre in realtà poi un cambio del punto di vista. Quindi ti ringrazio per la puntualizzazione. Invece io vorrei, insomma, chiedere proprio l'attenzione riguardo il copyright nel processo di crowdsourcing, quindi nella creazione collettiva di un'opera. Come ci si configura? Anche qui io volevo mettere l'esperienza. Noi, per esempio, abbiamo intenzione, cioè abbiamo un progetto per creare un film partecipato in cui abbiamo intenzione sia tramite web che fisicamente di fare una creazione collettiva dall'idea poi alla stesura di un soggetto, una sceneggiatura. In quel caso, appunto, come ci comporteremmo sia con il diritto morale dell'opera, visto che vogliamo appunto che sia un non firmato da una persona, ma siano tutti partecipanti, e poi proprio per quanto riguarda l'autorialità di questa scrittura che verrebbe realizzata collettivamente, da un processo collettivo, come ci si comporterebbe in tal caso? Chi risponde? Questo. Avvocato. L'autore non è un singolo, solo un singolo, perché esiste l'opera collettiva, dove i titolari sono gli autori dell'opera realizzata da più persone e che viene esercitato in comunione, esattamente in comunione, per cui sia i diritti di natura patrimoniale, sia quelli di natura morale sono spettano a tutti. Arriva pochissimo. Eh? Certo, arriva pochissimo. D'altronde anche i Beatles si sono ripartiti. Un libro italiano molto interessante che si chiama Il territorio nemico, che è stato edito da Minimum Fax, prodotto da questo collettivo che si chiama SIC, Scrittura Industriale Collettiva. Molto interessante, quindi se fate una ricerca, sono diversi autori, hanno sviluppato un modello molto interessante di produzione collettiva, dove ragionano chiaramente sul processo, perché la cosa più interessante della produzione collettiva non è tanto l'opera finale in sé, ma tutto quello che porta a quell'opera. Sarà una... come dire, una grossa sfida alle mediazioni, alle crisi isteriche dell'autore, sarà poi magari ci raccontate, sarò curiosa di saperlo, però è proprio interessante la riflessione sul processo, su come si arriva, che cosa significa produrre collettivamente qualcosa. E la cosa molto divertente è che loro enunciano che a fronte di questo lavoro immane
immane guadagneranno pochissimo. Quindi loro lo stanno facendo per la causa, perché ritengono che studiare i fenomeni di collaborazione adesso sia importante, anche attraverso una pratica creativa. Quindi dovete lavorare un po' per la causa, secondo me. Il problema concreto è che la ripartizione, la ripartizione va in proporzione all'apporto. Per cui stabilire bene prima quali sono gli apporti del singolo. Adesso non tanto quanto la paternità, perché la paternità non ha delle quote di... paternità spetta a tutti, ma la suddivisione dei diritti patrimoniali invece andrebbe stabilita in maniera concreta. Quindi tagliando quelli dei contratti appositamente, sì, le varie persone, sì, che hanno lavorato. Esatto, e qui mi riaggancio al problema che ha esposto prima delle rielaborazioni. La rielaborazione è una riproduzione creativa di un'opera altrui, che fatti salvi i diritti dell'opera originaria mi dà il risultato finale titolare al rielaboratore, fatti però salvi i diritti, quindi c'è anche lì c'è una ripartizione di diritti. Poi le rielaborazioni possono essere a vari stadi, fino a quando si arriva a 10, 12, 11 stadi, per cui i diritti si ripartiscono tra tutte le persone che appartengono alla scala gerarchica della rielaborazione, fino a quando l'ultima rielaborazione non ha più radici nella prima opera primaria, nella prima opera originaria, e quindi si incomincia a tagliare dal fondo. Se non è più riconoscibile l'opera originaria, non è più rielaborazione di quell'opera originaria, si partirà dalla rielaborazione avanzata che è riconoscibile. Grazie. Senta, per quanto riguarda sempre il discorso del diritto all'oblio, no? Diciamo, questo si parlava del, non so, del ciclista o anche di Laura Antonelli, questo non vale, cioè, per quanto riguarda la sua vita, cioè vale per la sua vita prima che dell'affermazione della persona al diritto all'oblio, cioè le sue immagini precedenti possono essere comunque trasmesse oppure no? E diciamo i film in cui ho partecipato possono essere comunque trasmessi? Penso di sì, perché questo dipende dalle contratti che sono stati fatti con le assolutamente, sì. Quindi diciamo da quando la persona dice dimenticatevi di me, da allora in poi o anche le immagini sue precedenti? Non è la persona che dice dimenticatevi di me. Qui scusa. Allora, diritto all'oblio è però... entra in funzione nell'ambito della libertà di espressione del pensiero di cronaca e critica, non di libertà di espressione del pensiero artistica, perché nel momento in cui un'immagine, il ritratto dell'attore viene concesso per sempre, a meno che non ci sia un contratto a durata, ma trovo difficile che ci possa essere un contratto a durata per un'opera filmografica, per cui fino a quando l'opera filmografica esiste, quel diritto sarà concesso all'utilizzatore dell'opera filmografica. Quindi è un po' diverso, nel senso che se io, attore, poi mi ritiro dalle scene o non, quelle opere dell'ingegno continuano comunque a circolare. Sono quelle che, le immagini successive, nel momento in cui lui non è più un soggetto noto, quali saranno le fattispecie per le quali questo soggetto sarà liberamente utilizzabile se non c'è più interesse pubblico? Quindi è diverso come posizione. No. Comunque, se una persona invece è stata fatta in caso di un crimine, ha il diritto all'oblio, sì. È giusto eticamente questo, sì, sì. Anche se c'è pure una correzione dicendo che la persona ha comunque è stata in carcere, quindi ha risolto la sua pena. Diciamo che... Niente, il diritto all'oblio vale anche per chi comunque è stato in carcere e ha... dipende dalla gravità del fatto e dipende dall'attualità del reato. L'omicidio della contessa Filo della Torre è avvenuto 15 anni fa, o 10, 15 anni fa, è ritornato di attualità quando l'anno scorso hanno scoperto attraverso le nuove indagini chi è stato poi veramente l'assassino. Altrimenti l'anno scorso la ripubblicazione dell'immagine della contessa non sarebbe stata probabilmente lecita. Vabbè, io parlo proprio del criminale, ecco, anche se ha scontato la sua pena. Se ha scontato la sua pena, se il reato... La collettività comunque sappia
sapendo che ha scontato la sua pena, che comunque questa persona ha fatto questo crimine. È tutto perché proporzionato al crimine. I crimini che possono essere reiterati. Beh, allora a quel punto lì non c'è più diritto all'oblio se io continuo. Se io reitero non c'è più diritto all'oblio, cioè continuo a mettermi nell'occhio dell'interesse pubblico. E il diritto all'oblio funziona nel momento in cui io faccio una parametrizzazione della gravità del reato rispetto alla funzione che ho nella società. Per cui se il reato è minimo e la mia funzione è quella di un normale comune cittadino, ho diritto a che questa notizia rimanga nell'oblio. Se è chiaro, io ho fatto un reato di pedofilia e sono uno della pubblica amministrazione, allora incomincia a diventare forse di interesse pubblico. Discrimine di interesse pubblico, cioè prevale l'interesse pubblico in queste cose, quando io compio un atto che è di interesse pubblico. Ci sono altre domande? Sì, infatti io volevo ringraziare a nome della Mediateca innanzitutto i ragazzi di Laboratori dal Basso che hanno organizzato questo incontro, perché come Mediateca penso sia stato per noi utilissimo. Io spero di vedervi di nuovo qui per approfondire anche come associazione Mediateca Italiana questi argomenti. Abbiamo in mente di organizzare un convegno proprio a Bari e quindi niente, veramente grazie, sono contento che questo sia andato in onda e che rimarrà in archivio. È stato denso, breve, però veramente ricchissimo di spunti per il nostro lavoro. Grazie a voi.